ancora sotto ban. Da quanto tempo è legale da giocare? Non mi ricordo. Cioè, no, neanche io. Non so da quanto tempo. Era stata bannata e sbannata, dice, quello il senso? Sì, però è un bel fastidio che lo possono giocare tutti, tutto orabile. Quanto è tutto orabile? Cioè, gli artefatti, cioè, li tiri dentro in ogni modo, in ogni, sì, in ogni colore anche. Poi sti mazzi qua, che non hanno bisogno di tanto mana, cioè, ah, no, fai la differenza. Beh, vabbè, un mazzo così, ciao, ti permette di ripartire in partita. Vabbè, qua niente, qui si decide. La stanno picchiando letteralmente la telecamera. L'intera roba ha tappato la stream, sì. Oh, la telecamera. Allora, qui c'è il lungo pensare. A parte che, oltretutto, non so tu Nico, ma io non capisco neanche i punti vita, quanti, nessuno ci fa più caso, anche perché fin tanto che... Vabbè, allora, i punti vita sono segnati da loro coi dadi, solo che hanno spostato, cioè, direi che siamo a... Beh, direi che è quasi irrilevante, fin tanto che uno non mette giù. Arriva un tezzerone, un tezzeret che potrebbe incominciare a far sentire... Allora, Tezzeret, questo... The Seeker si chiama, no? Il cercatore, quello lì. È quello che trasforma anche... Tezzeret, meno 3. In teoria dovrebbe andare a tutorare un artefatto a costo X. Almeno X, se c'è il library, for an artifact card. È andato a 3. 3, va a prendere. E lo mette in gioco. Vabbè, io sono abbastanza cieco. Pittore. Ah, è pittore, pittore, ok. Costa 3. Se non rimuovo il pittore, okay, perde. E gli ha messo un dado del colore, giustamente per indicare il colore che sceglie. Cioè, direi che il 3, il pittore costa 3. Sì, sì, no, è che se è pittore il dado... No, non capivo il dado cosa significasse, ma probabilmente indica il colore che sceglie nel momento in cui lo gioca. Cioè, no, non è che ha 4 segnalini sopra, ecco. No, costa 2 Peter Servant, allora no, non allora è quello. Allora che cos'è? Si capisce che sono abbastanza orbo. No, ma non è questione credo di orbo. Credo che sia Tangle Wire comunque, allora molto probabilmente sì, Tangle Wire. Potrebbe essere Tangle quello, Wire vediamo. Sì, esatto. Infatti è proprio Tangle Wire che serve per far tappare tutto all'oppo, sì, mandare il controllo, bravi, ragazzi, tappare gli artefatti, vedete più largo. Attivare Tezzeret. Tangle Wire di Nemesi. Esatto. Altro tutore, tutore a 1. E questo? Ho difficoltà. Serie difficoltà. A vedere. Città dei traditori. Tappo 3. What? Moonrite prototype. Va bene. È l'artefatto 1 che ha tutorato. Ci fidiamo? Ah, questo è. C'è Gempi, no? Moonsnare prototype. Se il tamburo nuovo. Ah sì, Moonsnare. Belle partite, concordo. Belle partite.
Dai, vai pure, vai. Cosa? Vai pure. Mi spiega il sito, tengo io la baracca. Ma potete andare anche voi due? Mi spiega. Ecco. Allora. Mi sono perso chi ha vinto, ragazzi, in chat. Diteci chi ha vinto. Penso Plasi. Si concede strazio. Altri botti. Duba, hai visto chi ha vinto per caso? E che carte sceme quelle lì? Ok. Comunque sì, direi Blasi. È l'orbe veramente incendio. Altra figurina abbastanza broken. Va là che non c'è più Urza che se lo può tappare di base. 0-2 mi sa. Ok. Adesso vediamo chi se la giocherà, che c'è un pochino di chiusura. Chi è il comandante blu, sai? Sì, sai. Sembrava una domanda, una doppia domanda. Chi è il comandante blu, sai? Ed è sai. E yes. Ha concesso perché col prototype si sarebbe tappato EOT Orb per poter stappare tutto. Grazie, Duba. Se cova una team da partner con... In che senso? Ah, si accomoda. Ma è stato giocato Timna sia con Kraum che con Trasios. Aspetta, si accomoda Timna partner con... Ah, ho capito. Non lo so. Qualcuno può dire che Santa Croce è un bel cagnoncello. Ok. Qualcuno subentrerà. Spero a sto punto che iniziamo a... Oh, mio amico, insomma. Allora, ecco. Io lo bannerei. Ah, adesso... Come ti possa essere di supporto? Niente, morale, abbracciami, Bianco. Ti abbraccio. Grazie. Ti abbraccio forte e voglio dirti che ha vinto Verstappen il Gran Premio di Formula 1. Wow. Chi è? Sì, ha fatto spoiler per tutti quelli che non guidava l'hanno visto Totti, macchina. Va bene, come non dire. Esatto. Allora, quindi ha vinto Blasi? Confermi anche te. Quindi ha vinto Blasi. Vai, no, ha vinto Winter Orb? Sì, abbiamo... No. Aspetta, sarei che anche così. Esatto. Beh, Winter Orb come con la V? Sì. Winter Orb. Vincerò. Vabbè, a parte che quella carta vince da sola, ma penso come tante carte di quel mazzo possono portare a casa la partita. Ok, sono diventato The New Challenger is here. Ok. Aspetta che vado a sistemare la camera. Winter Orb. Sì, assolutamente. Sì? Sì. Perché? No, ma abbiamo lo spazio per attaccare. No, no, aspetta. Ma va di qua. Di cosa avete bisogno? Qua non staccano mica niente. Spera di no. Ok. Presto, ok? Ok. E... delle news. Aspetta un attimo che arriviamo subito, ragazzi.
Eccoci tornati, ragazzi. Allora, Blasi contro, abbiamo detto, Timnak. Sì, sì, arrivo. Facci. Timna e Gravius. Ah, il team Necraum, eccolo qua. Di Joele Tagliabue. Anche lui è un altro big player milanese. Bene, bene. No, no, il seguito c'è, la stream funziona. Sì, sì, va bene, va bene. C'è gente in finale? Sì, siamo comunque ancora una quarantina, penso. 50 spettatori. 50 spettatori. No, no, ottimo, ottimo. Anzi, anche qua ho vinto. Il mio piano è non farti giocare niente perché mi sto cazzo, sorrido sempre. Ciao. Questa è la finale? No, semifinale. Semifinale. Joele è lento come la fanno. Si vogliono giocare la gloria. Quindi abbiamo detto. Vai Bianco, facciamo io e te. Vai. Abbiamo detto che stiamo praticamente imparando a memoria la lista di Blasi. Sì, intanto. Vabbè, e fin lì ci vuole poco tente pat in end. Che buttato lì così. È uno snare che ricordiamo la figurina più forte di Magic del Modern, secondo Pavani. Perché countera? No, di Magic. Ah, di Magic in generale? Sì, di Magic. Perché counter? No, non lo so. E non la puoi counterare. E non la puoi counterare con se stessa. Beh, giustamente. è una prova. Quindi, una fetch. Fetch per Joele. Vabbè, potevi starci anche te, buon Bianco. Potevi sederti pure anche te. Sì, sì, ma stai pure, Bianco. Sì, facciamo noi. Seduto. Cerco solo di. Ma è sotterraneo. Plateau. A vedere tutti questi matchup così ti è venuta voglia di montare qualcosa di diverso? Cioè, avresti portato qualcosa di diverso? Vedere guarda, chi è arrivato davanti. Non ci capisco niente, quindi direi che per me va bene giocare dei must ignoranti. Che vincono sempre i must ignoranti, cioè ti diverti e basta. Anche perché giocare combo oppure mille interazioni, dover gestire il mazzo dell'oppo, insomma devi essere bravo. Io non sono bravo e quindi lo eri Bianco, lo eri ormai il tuo tempo è passato. Il pianto a posteriori dovevo ancora vedere quando non giocavo ancora a Magic lo io ero. Mi ricordo quando ero piccolo ti vedevo Andrea Bianchini, vado contro Bianco, perso Perins, no. Bianchini no a te non ci siamo molto. Allora Pavo, mi sa che hai imparato male. Sì. Infatti adesso si nota un chiaro dislivello. Infatti, sì. Quello cosa vuol dire? Avevi tipo 13 anni? Sì, quando ero tipo un feto, no? Comunque il vero potere del bravo giocatore di Magic non è avere culo a giocare le proprie figurine, ma far sfigare gli altri. Esatto. Io mi ricorderò sempre un sacco di tornei dove vado contro Bianco, molligo a 6, molligo a 5, tengo una mano intenibile, perché all'epoca a London non c'era ancora il mulligan figo. Quell'altro era assassino, il Vancouver. Beh, il primo, cioè quello se ti beccavi un cazzo, quello era assassino, vaffanculo. Io quando ero uscito a Vancouver dicevo, ma è figata. Evviva! Adesso sembra una roba. Sì, adesso giochi un altro gioco. Qua, giustamente, però, cioè, era brutto vedere al Pro Tour che vedevi delle partite dove la gente non giocava perché sfiga. Cioè, io mi ricorderò. Non mi ricordo chi giocava. Portava War and Soul Artifact in uno standard. Mike Sigrist e. Sigrist è ammullato a 4 in una finale di un Pro Tour, dai, cioè. Che tristezza. Sì, magari neanche perché rifiutava delle no, mani. No, perché proprio erano ingiocabili. Qua mi sembra che sia partito un Colagan Command su quell'artefatto che Mole. C'è in campo. Mole e coso? E questa qui è Aerocottero, quello cos'era? Mole. Adesso Mole, è andata nell'oblio della quella trasparenza. quella che scomba col pittore. Mola allora. Mola. La molla. Penso al Mole, shoutout to Mole, Lega, Emilia Romagna. Vabbè, quindi Colagan che ha spaccato e... No, ma il Centurion è budget friendly, dicevano. Con 300 euro sei competitivo, dicevano. Beh, se giochi Lightpool... No, sì, con 300 euro... Passo felpato, ho scoperto che si chiama in italiano.
con 300 euro riesci a farti un mazzo monocolore. Monocolore. Monocolore, sì, giochi. Se lo giochi, libreria d'Alessandria. No, vabbè, dai, a parte gli scherzi, dai, sì. Alcuni mazzi budget si possono creare e anche divertenti. Allora, vediamo in top se c'è un mazzo. Non credo che lo troverai. Di 400 euro. Ma però tipo mono per bianco. Puoi salire. Già le taglia bue, vediamo subito. Badlands. Ok, niente. E poi sappiamo che i veri giocatori di Centurion che lo pimpero anche il mazzo. Quindi Tasigur the Golden Fang. Vediamo un po'. Bayou, possiamo andare avanti. Okay. Matteo Blasi, Sai Master Topteris, libreria d'Alessandria. Possiamo andare avanti. Antonello Viazzano, Lord Wingrace. Vediamo un. Cerca una terra a caso, dai. Esatto. Taiga. Oppure ci sarà anche quello Bayou. Sì. Bayou, City of Traitor, City of Traitor, andiamo avanti. Giovanni Galamini, Minsk, ok, vediamo, Taiga, Plateau, e sono sempre le due. Savannah ci sarà. Questo, guardando un po' la lista, è già più abbordabile, ovvio che... Sì, hai ragione, sono tipo 2000 euro di mazzo. Ah, che esagerato. Beh, medici, 3 dual, 8 pets, Academy Rector. San Giorgi, Grist. Qui però piccolo, c'è un Bayou, no? Qui c'è un Bayou, sì, sicuramente il Bayou, un Bayou forte, però nessun'altra carta troppo costosa. E ok, va bene, il Bayou, cioè le terre doppie indubbiamente sono fortissime, nessuno mette in dubbio, però in bicolor è anche fattibile, cioè, giocarlo, diciamo che in quattro colori non ti distrugge non averlo. E poi dai, un amico che ce l'ha un Bayou lo trovi. Forse. Se no, chiedete ad Andrea Bianchini, che ne ha due. Non gioca mai Legacy. Eh beh, non è che per forza di giocare. Sarà contento di venderlo. Sarà contento di vendervelo. Certo. Cos'ha di iper costoso Urza, a parte libreria? City of Traitor, sì. Però non è Urza, è Sai Master Topteris. E adesso te lo diciamo subito, perché... Ecco, hai già passato. L'ho già passato. Ah, sì, è vero, era quello dove ho detto libreria d'Alessandria. Quello lì scritto a mano. Beh, effettivamente. No, questo qui. Vediamo. Non sono così smodati. No, dai, libreria. Ci vuole Damulet. L'unica. No, non ci vuole Damulet. Kappa Cannonier, che comunque lo sta... stesso Urza se lo gioca. Ventina, 25. Veramente? Euro, sì. Che è nuova Urza 50 euro. Urza, sì. Beh, allora anche la saga 50 euro. Effettivamente c'è. Wasteland, quanto è? Sarà 50 euro. E tra i più abbordabili, e però. No, questo non toglie. Trasfio d'Artifact, è vero, 300 euro. Sì, non toglie che non sia fastidioso come mazzo. Poi se mi piace giocare il fastidio. Uno dei mazzi un po' più cheap che ci sono in top sono Grist e. Ok, va bene. Sai. Diciamo senza Ribelle d'Alessandria, che ok, è fortissima, broken. Però puoi giocarlo anche senza, cioè se non ce l'hai è fatto. Aspettiamo che la bannino e poi puoi giocare. Ma no, l'hanno appena sbannata. Appunto, prima che si accorgano che... No, ma è forte, è facile da reperire. Vuoi fare un torneo Commander, la compri. Però scusami, arrivi primo, e cioè arrivi in top 8, vinci 200 euro dei 1500 spese per comprare la Ribelle d'Alessandria. E ne vinci vari di tornei, te la ripaghi. E poi dopo, considerando che ci sono più o meno due Legion War all'anno, in cos'è? Allora, 2, ci, 4, chiedono, 5... ci chiedono se Magda è in top. No, non è in top, e credo che Magda se è abbastanza erro, cheap. Sì, ma non abbia fatto risultato, forse neanche nei primi 16. Abbiamo qua. Aspetta, scusa, Nico, che sì? Abbiamo le altre liste che guardo. Allora, non le ho proprio tutte, ma... Credo allora, che Magda forse anche lì gioca soltanto ci dà i traditori. C'è Donega che aveva sempre quattro... Vabbè, lo tiriamo fuori ogni tanto. Sempre quattro colori come Joelle. Sempre Timna Crown, giusto? Se non vado errato. Michele Azzeni giocava Shorikai, quindi Azorius, con molestie varie, roba nuova. No, beh, monocolore tipo Light Pulse sicuramente sta meno di 800 euro. Matteo Mimmi, che è arrivato sedicesimo, penso che anche lui giocava Shorikai. Emiliano Bandini, sempre top 16. Prime Speaker Vanifer, tanto cuore, bello. Però un sacco di counter, mi sembra di... Tanto blu. No, era Kiki Pod, tipo. Cioè era Pod. Sì, Kiki Pod senza Kiki. Kiki, cioè, Less Pod. Sì, vabbè.
Luca vabbè, Fasoli, ma alla fine Jorien, la prende solo per comando. Ci dice Nicolò. No. Cioè, vediamo un Filippo distrutto dalla vita. Almeno non, hai, non sei finito nonno per rating. Guarda il lato positivo. Faccio notare un Jorien in top 16, diver. Cioè, tanto cuore anche questo. Poi dopo sì, vediamo, no, vediamo, vediamo, fine, vediamo. La libreria l'ultima non la solo per comando, la puoi sfruttare. Paolo Villa. Paolo Villa con Golos. Mi sembra che qui di economico ci sia ben poco. Sì, ma non, so, cioè, non solo Paolo aveva il mazzo pentacolo. Esatto. Aveva le due la bordo nero. Esatto, e... ma se lo vuoi giocare bene, lo infatti, devi giocare. Io sono di quell'idea lì, ragazzi. Cioè. Se si gioca commander, dovete giocare un commander pimpato, sennò non ha, non ha senso. È brutto giocare... Cioè, allora, innanzitutto la prima regola è che il tuo generale deve essere rigorosamente foil. Per forza. No, aspetta, foil in una lingua strana che gli altri okay, non devono capire. Se vuoi fare il figo, perché... fai no, zappo, foil no, russo. Non capisci, sì, sì, certo, certo. Se l'avversario non capisce bene cosa fa, tu glielo spieghi e poi non si ricorda. Cazzo non può, so, è vero? No, non lo può rileggere, esatto. Cioè, non ce l'ha sotto mano. E quindi è lì già crei il primo vantaggio. In più è bello. Grazie per queste... No, vabbè, ma Matteo, è la regola, cioè... Se non c'è almeno il generale foil, cioè puoi evitare, stai a casa, dai. E poi quante volte tu giocherai con il tuo oppo che ti spiega la carta e poi non capisci. Con Sid di base. Comunque aggiungerei che era stato detto prima, avevo ascoltato un pochino che era stato detto che... Blasi avrebbe distrutto Joelle, in realtà non è stato così, il contrario. Il commento esterno perché Joelle ha culo, molto bene. Che è come dire, è molto forte, va bene. La cosa bella è che qua ci sarà una mescolata veloce, faranno già G2 anche perché stringi, cercano stringi. Di compattare le partite. Se il livello è alto, alla fine... No, devi vedere meglio del tuo avversario. Sì, il livello alto, si conoscono i mazzi, sono le giocate. È anche un po' più diretta la questione. Comunque, Matteo nei commenti vede, ha già capito. Grazie per queste per le fasi di prima. Comunque, ecco il vantaggio del Jap. Lascia che prenda 74 word per il testo delle carte. Sì, l'altro problema è che magari neanche tu ti ricordi bene che cosa fa, ti inventi qualche effetto. E nel momento in cui la giochi l'altro, e l'oppo dice aspetta che guardiamo sul telefono il testo della carta, dice ah è vero non me lo ricordavo, oppure ti dimentichi dei mistrigger. È un classico, è un classico anche giocare tra amici, vedi. Quindi comandanti solo russi, cino, giappo. Beh, sì, foil belli, full art, alternate, quelle sono le basi. E sono anche le basi per il fair play. Beh, io oggi al mio oppo ho chiesto più di una volta di sapere che cosa faceva la carta, e anche sono andato a guardarmi il testo ufficiale perché ce l'avevano tutto in foil giappo. E cosa giocava contro? Cosa giocavi contro? No, ho giocato ad esempio un... Vabbè, no? Quella era più facile. Un Lord dei Tramutanti. Però era giappo, ho letto la carta. Ho giocato anche contro Blasi che c'aveva il K... Cannonier? Sì, e non sapevo cosa faceva. Ma anche io ci sono rimasto male, questo quasi 30 euro. Ma mi ha spiegato che, come diceva anche Pava, sta diventando un tier importante del Legacy, quella carta, quindi... Ah, quello sicuro. Dai, incominciamo a bomba con Terra. Terra non si capisce. Sta leggendo, quindi... Che cos'è? Non
conosco tutte le carte, adesso ci guardo. Quale? Quella lì? Troppo. Ma è quella secondo me che ti fa da Springleaf Drum nuova con uno blu. Ah, mi sembra anche a me. Poi c'è Ninnolo di Urza. No, Ninnolo. Ninnolo c'ha tutte delle invention di vario tipo. Sarà, può una essere terra, il prima che abbiamo visto. O Lizzie, non mi sembra Counterspell. Non mi sembra Counterspell, ma più simile a Daze. Quello non è Snarry Bridge Invention? Sì, credo di sì. Quello di mezzo, boh, cioè... è tirato giù 1000 euro. Quindi scartato cosa? Stiamo pensando. Non è chiaro. A me invece mi hai salutato, no? No, beh, bella, cosa hai fatto? Quella che è incognita. Cos'è? Era lago? Mi ricordo, non riesco a capire. Allora, Inquisition sta ancora cercando di capire cosa. E gli ha Allora, sta ancora segnando le carte, gli ha appena scartato l'invention che credo che fosse tipo un counter. Non purtroppo se non messo un gruppo fuori fuoco secondo me la cam. Tra l'altro ci chiedono quanti agro nella top 8. Quanti agro? Minsk sicuro, se puoi prenderlo, no, come Minsk agro. Minsk non è agro, cioè può svolgere anche la questione di fare dare un po' di botte, ma Minsk è un combo. C'è poco da fare. C'è un Grist che secondo me è un mid-range. Vediamo un po'. Un altro Grist. Come Tasigur non è un agro. Sai non è un agro. Non è un agro. Anche se li ho sempre visto. Ma sono tre Grist in top 8? Vabbè, su 7. Lord Wingrist. Che non è un agro. Tasigur. E poi Team Kraum. Fine. E abbiamo finito. No, non ce ne sono in agro. Agro, niente da fare. Combo infatti Minsk. Cioè. Però è forse la cosa che aggredisce di più. Boh. Allora aspetto il cambiamento a 20 vite. Cambiamento a 20 vite, cioè già le ha diminuito a 25 e non vedo questa esplosione di aggro. Beh sì, effettivamente a 20 vite avrebbe molta più vita aggro rispetto... Potete elencare la top 8, vai. Allora, aspetta che tiro fuori la lista, c'è scritta lì. Allora, dimmi i nomi e io ti dico. Allora, calcolate che sono finiti 3 a 17, che sono Sebastiano Piccoli, che portava. Ce l'hai? No, aspetta. Allora dimmi. Piccoli Sebastiano. Piccoli Sebastiano c'è. Tasigur. Poi, 17 punti. Matteo San Giorgi, che portava Grist, 17 punti. E qui non capisco. Antonello che ha giocato prima, che giocava
È quello Lord Wingrace, no? Sì, esatto. Lord Wingrace. Poi dovete venire a far doppiare. Vai! Ma che commentiamo questo? Stavamo elencando che ci hanno chiesto la top. Esatto, allora. Sì? Antonello di Java. Tasi, allora, Vigiano che giocava Lord Wingrace, che era quello che c'era prima. Matteo Agostini, con 16 punti. Credo, Aminatu Reanimator. Okay. Allora non ce l'abbiamo... Poi. Abbiamo sbagliato qualcosa qua, mi sa. Vabbè, cioè Giovanni Galamini, Minsk. 16 punti. Quindi, Matteo Blasi, che lo state vedendo a Sai. Joele Tagliabue, 16 punti. In streaming anche lui. Che lo vedete. Che Tia Crown. E, mi sa che c'è stato manca un altro. Donnegà giocava sempre. No, Donnegà però finito. No. Okay. Manca uno che ce lo siamo probabilmente persi. Okay. Che... Posso guardare un attimo se riesco? Probabilmente un altro Grist, immagino. Qua c'era... Ah, quello che ha vinto, quello che è arrivato prima. Quello che è arrivato prima, no, è arrivato prima con Tasi. I primi tre sono giusti. Sono giusti, 17. Ci manca uno a 16 punti che... Un attimo, stavo tirando fuori per guardare. C'ho la foto da Top 8, ve lo dico subito. Vai. Nessun aggro, nessun... Questo qua che non so come si chiama. Che c'era Grist, c'era un altro Grist. Esatto. Matteo Bistaz... Bistazzano. Ah, okay. Quello hai visto? Grist. Ce lo siamo persi, comunque esatto. Un altro Grist. Matteo Bistazzano che un altro Grist. I Grist più rappresentati e ce n'erano, esatto. Ce n'erano due in top. Esatto. Ci sta. Esattamente. Mannaggia. Comunque Top 8 abbastanza carina. Cioè. Sì, però come si dicevano... Niente aggro. Niente ma devi fare un bel fotomontaggio. No. Molto male. Cioè, lo devi mettere dietro la top. Agro. Te provando. Che l'hai giocata a Gurno, come ti è sembrato il torneo? Il torneo? Ma il torneo bello. Cioè, c'erano. Oggi forse era il torneo dove c'era meno mix. C'erano forse più mazzi ripetuti in sala, quindi un minimo di meta si riusciva a fare. Ma per quello che posso dire mondo. Che prendendo il meta era anche il contrario. Dico ai tavoli più alti. Ai tavoli più alti c'era meno mix. Sì, ai tavoli più alti era abbastanza stratificato bene. Sì, ai tavoli più alti sono d'accordo. Questi sono i mazzi rappresentati. Ah, sì, figa. Alice, 7 Grist, 5 Geist, 5 Maestorm. Quanti siti? Cinque siti? 4. 5 cities. Ah, 5 cities. Anche Shorikai, il nuovo matto, ne ha provate 5. Mamma mia. Ragazzi, è arrivato il capo ufficiale di Nerdo Steroid. Ah, ho visto. Stavo seguendo dal lavoro. Cioè, mi pagavano per guardare. Vabbè, ma c'è ancora su cui sono da fare un salto. Ci chiudono dentro. E quindi comunque sì. Io mi aspettavo oggi onestamente Grist, Geist, Shurikai ed effettivamente ce n'erano, cioè, sono quelli un 5, po' più rappresentati 5, anche se da molte più parti. Sì, è vero. Secondo me il fatto del ban secondo me ha spaventato in molti, però in realtà il mazzo, cioè a turno 4 nei primi tre tavoli eravamo in 3 con Team Nacrown, quindi poi sì, dopo poi ci siamo beccati tutti, alla fine ci siamo tutti fossati vicino. È vero. Ecco, io sono riuscito invece a beccare l'unico combo. Cioè, tra tutti Team Nacrown, un agro becca combo e muore. Purtroppo... Quanti sono che ci seguono? Siamo più di 40 ancora. Buono. Ma abbiamo avuto anche 60 persone. No, cioè, no. Riusciamo a fare gente nonostante gioca Joele? È incredibile, cioè, è una cosa pazzesca. Che ha portato a casa il primo game, oltretutto, sì, adesso cioè, comunque Matteo ha apparecchiato un po' come al solito. C'è un vrattone, quello lì è un Demon, mi pare. Sì, quello lì sembra un Demon a me. Mi sembra che stia sparecchiando un po', infatti. Sai, con la sua tassa. Sai, è un mazzo che sarebbe veramente forte, ma secondo me ha una problematica che... tante carte che apri delle mani troppo casuali, cioè non hai una sicurezza. Però quando l'ho visto giocare mi ha fatto impressione. Sì, no, cioè se vede le carte giuste, per assurdo per me è il mazzo più forte del formato. Però tante partite non fa niente, cioè proprio non fa niente. Oddio, se non passa magari per il suo comandante, che comunque gli sì. Puoi permettere di vedere
almeno castando un po' di artefatti, poi eventualmente saccandoli e pescare, sì, se no, per la mano. Allora, se riesce a ingranare è ingestibile. Sì, e mettiamola anche che facendo il comandante puoi anche solo banalmente fare dei totterini, esatto, a caso e picchi, esatto, se proprio non c'è un cazzo. Esatto. Commenta bene, Gurmo dice cose non vere. Dico cose a caso. Come tutti i giocatori di Magic. Vabbè, dopo 10 ore, anzi 12 qua dentro, diciamo che dire cose a caso è la cosa più intelligente. Ho provato a interagire con Mr. Wonder che è ancora in pila durante la cazzata. Siamo messi così. Joel sta facendo finta di avere delle carte in mano. Non ha fatto niente. Ha fatto un po' di terrorismo. Le terre, le mescolate e riguardate. Una sopra l'altra. Poi adesso rimette giù le carte e tutte le terre. Divisi in pilette proprio, che così non si capisce più. No, aspetta. Attenzione! Abbiamo fatto terra. Facciamo, sì. Cos'è? Prismatic Vista? Prismatic Vista, mi sembra. Attenzione, Far Covenant che cerca di fare un po' di pulizia. Sì, sì, ti ho beccato alla brutto boia. È così che si fa. Cioè, c'è altro modo. Sì, se arrivi in top 8, io devo dire che è la tua giornata, quindi vuol dire che sei squadra. Ma stagione ciò succede anche. Sì, stiamo facendo. Non abbastanza. Però adesso ci è toccato far giocare. Esatto. Dobbiamo aspettare loro, se lo meritano tutto il dissing. Anche di più. Esatto. Dimmi! Comunque 106 alla fine. Madonna. 106 o 105? 106, perché uno c'è stato un problema con un'iscrizione, purtroppo. Non ha scaricato Companion, non ha... c'è stato un problema di comunicazione, è stato dovuto però 106. Bello, 106. Far tripla cifra, bello, E questa carta che ha appena giocato? Ma non si vede. È Reality Chip. Purtroppo aggiungerei anche la luce di una condizione. Ragazzi, è fantastica. Vabbè, ma ho visto anche uno che si è lavorato come comandante. Esatto. Ma l'abbiamo testato questa settimana, che volevamo portarlo. È al posto di Sai, non potrebbe essere un'alternativa. C'è sempre quella problematica che se apri la mano giusta sei troppo forte, se apri una mano... Dici che almeno Sai c'ha una possibile interazione. Secondo me in Centurion Sai è meglio perché fa un board. Sì, esatto. Chip è Chip molto più Chip è più solido. C'è da dire che più Chip, dopo... Chip è Future Sight in zona di comando. Sì, però comunque devi comunque equipaggiarlo qualcosa, sì, e sì, vedere. Non è molto lento, a me sembrava molto lento. Eccessivamente. In un mazzo così inizia a usare. È che devo ancora provarlo, non ce l'ho ancora avuto in mano. Tutte le volte che mi hanno fatto Chip e non gli ho risposto, hai perso. No, anche io l'ho provato in Akiri Shilas. Lui ti fa tipo. E mi ha impressionato. Poi dopo magari lo risolvi. Urtatela. Porca miseria. Abbiamo visto. Adesso warning. Questo è giallo. È proprio ma perché poi c'è sulle gambe diretto, proprio appoggiata, bisognerebbe trovare. Ciao. Per la prossima volta la studiamo un po' più verso il tavolo. Un po' di meno. Ma ce l'ha il computer lì da vedere. Perfetto. No, ma lo vede. Ah, lo vede. Mi piaceva fare il vecchio che... un po' di più, un po' di meno. Però mancano le mani dietro la schiena. Ai miei tempi lo si metteva più dritto il cavalletto. Guarda che prima a turno 3 c'è stato un re dietro. Lo so, l'ho visto. L'altro team da crown. Donnegar è arrivato nono. Quindi ottavo nono e comunque te in top 16. No, io sono andato fuori alla fine. Sono andato proprio in memoria al mazzo, ma certo. È buono, che partner non sono. Sai cosa? Ho beccato tutti i giocatori validi. Cioè, non ho beccato il giocatore che portava roba a caso. Cioè, oggi ho beccato. Oggi è un po' Che anche quello è meglio fare un torneo dove anche ti perdi le partite, però sono giocate. Mi sono divertito un sacco perché mi sono divertito. Cioè, stessa cosa, anche io ho fatto almeno un paio di game molto tirati. Vabbè, vinci, perdi, un gioco di carte, c'è la fortuna. Però almeno. Pensa che io mi metta le liste. Oh, è entrato un Jace. Io le spedisco, sono. Jace la può cambiare. È entrato o sta pensando? Sta pensando cosa fare. No, è entrato. Ha chiesto, Jace è entrato con i suoi classici tre segnalini. Sta guardando che c'ha quattro carte in mano. Farà la classica brainstorm. Le rimescola. Punto di domanda. Le riguarda. Ma cambiano ogni tanto. Tanto il giocatore di Jace fa sempre Branza. No. Contro blu ci sta. Se gioca rosso. Sono d'accordo. Ci pensiamo. Contro rosso fai sempre più due. Il giocatore di Jace fa sempre Branza, ragazzi.
quando troverete uno che vi farà il più di Jace, che saprà che potrà fare anche più, allora dovete avere paura. Quando uno ti farà il più di Jace, devi avere paura, perché vuol dire che forse sa come funziona quella carta anche. No, non lo sai perché fa più due. Sì, fa più due. No, non più uno. Ho detto più uno? Esatto. Scusatemi. Più due, meno uno. Ma io non so giocare a Magic. I Mensole non sanno niente. Stanno pensando pesantissimo giù, eh? Cosa? Oh, devi fare branza. Sì. Lo fanno lo stesso negozio. Si stanno odiando. Allora, Joele un po' di hate se lo attira. Sì. Istintivamente. Tipo contro di me oggi che... Però in realtà gli vogliamo bene. Sì, insomma, sì, gli dobbiamo mettere bene. Una paratia per il commento. No, devo andare a fare un... No. Joele. È stato Camper a dire... No, è stato Gulmo. Mi prendo io tutte le mie responsabilità. Per su Joele... Ma questo lo dici perché sai che gli vuoi bene. Sì, abbiamo fatto la lista insieme del mazzo. Cioè, poi... No, poi ti porti dietro la carica della giornata, ma dell'aver sì, giocato, eccetera. Devi farsi un finale con Noi siamo solo un po' più distaccati. Disastro. Abbiamo più confidenza, ecco, diciamo così. Sì, diciamo che poi una volta che arrivi, spetti il premio, tutto serenità, si gioca per la gloria. Ah beh, lascio lì, Pavel. Tutta gente ha battuto, mi segue, sono quarantina. No, di in live dici? Sì, anche 60 di più, sì. Se fossero venuti a giocare, esatto. Ma c'è qualcuno che qualcuno sa, ha detto che purtroppo... ci ha seguito tutto il giorno, che ha avuto il Covid e non è potuto venire. Sì, ho ben presente. E vi salutiamo e vi ringraziamo lo stesso. Anche per il sostegno, per essere rimasti presenti a vedere tutto lo stesso. Poi è iniziato a giocare Joele. Anche se non avete votato come doveva essere artworkato McKenzie, bastardi. Chi è McKenzie? Voi non avete seguito la giornata. Lui ha... sai che Camper è generatore di tormentoni sì. Automatico, e allora è venuto fuori anche questo. Infatti la risposta eccoci qua. Grazie. Alla prossima, ti aspettiamo. Ti aspetto. Stanno facendo. Sta picchiando con una Counter War. Manalik è partito. Ma mi pareva che fosse comparso un remand con un Manalik accompagnato da. Dai, poi vai a vedere. Ma no, non voglio di mostri. Io non so leggere. Sentiamo da Tirini che sta arrivando con una cravatta elegante. Purtroppo le condizioni non sono ottimali. Però era quella cravatta lì. Come sta andando la partita là? C'è un Jace, abbiamo visto. Attenzione, facciamo branza. Aspetta. Ci pensa? Sì, branza. Ho avuto il dubbio di dire. Ma c'è carta in mano Blasi in questo momento? Sì, ce ne ha qual... No, oddio, non lo so. Perché non mi sembra. Perché se Blasi non ha carta in mano, deve fare solo più di Jace e vince la partita. Ma gli piace fare branza. O le appoggiate... Sì, chiaramente. No, non mi sembra. Anche perché fare più di Jace del genere. Non ti preclude poi di giocare in maniera di controllo dopo e mette una grande posizione. Parlando seriamente, avere la sicurezza di avere sempre una carta in più dell'avversario in sto formato qua è devastante. Sì, però nel momento in cui sei un minimo però avanti, adesso sei avanti e Jace ti permette di vincere la partita. La faccia della carta in più c'era tipo 7 in mano, non so che sta dicendo. Cioè, secondo non me è per dire come può essere uno shurikai che dici voglio pescare anche quando potrei animarlo e piegare. Cioè lì quel più 2 ti fa rimanere in controllo, cioè uno strumento di controllo. Sono d'accordo. Tanto basta vedere un counter se dopo è... Tappa 3. Comando Colagan. Colagan riprende Croxa, che mi pare che ci fosse. No. Spell Seeker. Fastidio atomico. La facciamo turno dopo. Perché... Se la tiene, prende una succo. Nemesi appoggiata lì. Iniziamo a mettere del clock. Il risvolto anche della partita, va bene. Comunque no, davvero, adesso, vuota, ha sbagliato il adesso grande. Facciamo, la creatura avete fatto uno e vinciamo di quel cazzo lì che fa Future Sight. No.
Un mito ci voleva. Sai a 1000. È un disastro. Blasi la carretta. Adesso basta fare. Vabbè, mano vuota. Se già deve fare emozioni, inizia a fare di più. La partita finita. Guarda, penso che la partita non possa andare che in un modo soltanto. Sì, può bounciare di Jace, non spendo mana. Però c'è dopo c'è tanto mana e poi iniziare a pescare. Figa, bouncia, fai spell seeker, pieghi con Nemesi. Sì, ma adesso basta fare spell seeker, rimozione, ammazzo cosa, vince. Mi metto io molto farei avanti. Bounce di Jace, Spell Seeker per counter. Attenzione, ha fatto un'altra branza. Ha fatto branza nel dubbio. Nel dubbio. Ci sa mai che. Perché è giusto. Sono sempre quelle le carte. È giusto. Adesso, prossimo torneo. No, c'è Matteo che ci sta seguendo. Che non ha l'idea dell'odio che la gente prova per giocare in questo torneo in questo momento. Ma non noi. I giocatori che stanno guardando la partita. Anche noi. No, noi siamo imparziali, però teniamo per quello. Ma che cosa ha fatto Tite? Io un bellissimo Tite. Tifo per lo sport. In realtà Blasi è stato ha fatto un Tite. È il predestinato, è il campione che dovrebbe essere dell'Edward, non ha mai vinto. Ma mi sa che anche però Blasi oggi. Anche Joel ha sfiorato la vittoria. Joel, ragazzi, tra tutti i Legend War ha fatto sicuramente una finale, sicuramente sì, una semifinale e sicuramente una top 8. Non so dopo come sia finita quella. Quindi, non ha giocato anche lui, sai, in uno scorso torneo? No, lui ha sempre giocato parte. Con Aminatou ha fatto semifinale l'ultima volta. Esatto, la finale la fece Mirror di Jeskai Partner quando era in meta. Esatto. Parliamo del Legend War 2. Legend War 1 non fece top, ma lo fa oggi, quindi fa 3 top 8 su 4. Un perplesso Pavani che viene verso il tavolo. Perché? Perché non riesce a chiudere la partita con Zitteo? Questo più di Gisbar. Secondo me è l'ultimo turno, adesso io sbaglierò, poi non so cosa è in mano, però secondo me è più bello di ma perché Bounce, sta mettendo di Bounce, io Bounce, dico la due verità ore, sì, due ore a fare un turno non capisco che un loppo a mano io dico mano la verità vuota. Se fossi in Blasi penserei anche alla concessione. Potrebbe essere ti sfiorerebbe l'idea. Ne va della sanità mentale intanto che cioè, sta continuando sempre a toccare, tappare è vero che ha deciso di fare spell seeker e tapparsi out. Perché non fai allora così adesso detto io così adesso so, adesso no non può no è, andiamo a top deckare Urza adesso di là e vediamo come cambia la partita. Urza è una delle poche carte che può adesso top deckiamo con Urza ne esce mi diverto troppo io sentiremo no che gli ha fatto allora che bestemmino. In realtà credo che Joel stia effettivamente provando a chiudere nel suo modo perché ha scelto di fare cose interazioni con le gambe. Ci vorrebbe il microfono. Quindi lui ha costruito un board. Possiamo portare il microfono ai due giocatori? Temo che non lo possiamo portare per me far sentire. Per le blasfemie che uno dei due starà tirando. Le blasfemie. Cosa stanno facendo? Una fecciata. No. Secondo me Joel prova a chiudere con il board che ha costruito. Ok, quello è successo. Ma sa delle carte in mano Blas in realtà. Io spero che attacchi con Nemesis, almeno. Ce n'è tipo due. Non ha fatto. Cos'è? Stilo Versir, secondo me. Stilo Versir, sì. Una carta che in questo momento qua è inutile. Sì. Però non si sa mai che prima gli ha fatto vincere, però aveva una marea di totteri. Sì. Non si sa mai che facciamo una bestia rapida. Equipa... Ci abbiamo anche un equipaggiamento. Reality chip. Era quello che dicevamo noi. Esatto. Finalmente ha trovato la bestia da poterla mettere sopra. Guarda la prima. Joele non conosce reality chip probabilmente. Ma ci può stare, cioè non qual è il problema che Joel però vince, che se non la conosci puoi sempre prenderla in mano e leggerla. Sai qual è il problema se Blasi vince? Che dopo no, se Joel no vince, non può. Andiamo lì e facciamo invasione di tavolo. Che palle. In tutto questo non abbiamo picchiato di Nemesis. Perché infatti io non capisco questo. Adesso facciamo pranzo di Jace. Anche perché Blasi è, non dico pieno, ma mi sembra che la vita sia ancora... Si sanno le vite, c'è cioè Blasi che le ha tutte di quelle. Ma secondo me... Nessuno ha l'app con le vite che la mettiamo? Io farei l'app scoppaccioni. Dovrebbe essere qui a sberloni. Ogni volta tu pensi... Cioè, non ha ancora fatto niente, pranzo. Toccato da... No. Fa un rimbalzo. Ti dico, come c'è qualcuno dicendo, pensi. Beh, strano, cioè. Si è rimbalzato però Skycleave. Ok, qui facciamo vratta di board. Spostarci? Spostare? No, la rifà. Prendiamo Skycleave. Steel Overseer.
Cavolo. Si è rimbalzato Skyclave con... Sì, con sì, con quindi gli ha dato il token comunque. Poi faremo una rimozione ipotetica. Perché prima... Esatto. Comunque un token gliel'ha dato perché cosa aveva mangiato prima? Un'altra spell. Esatto. Un'altra aveva cosa... mangiato Sai. Cioè, aveva mangiato Sai, quindi non gli dà il token. Io mi sto agitando. Ah, ok. Credo che gli avesse mangiato Sai. Mi sto agitando perché lui adesso con Ripa Part lo fa. Però prima ci pensa 5 minuti. Ma perché? Allora, a tutti quelli che stanno guardando questa bellissima live, vedete il motivo per il quale giocare un mazzo agro permette campo, di non stare lì più, a cercare di capire. Ma è arrivato 22esimo, si è divertito, sì. Esatto, sono arrivato 22esimo perché se non perdo... Perché sei stupido. No, no. Cosa stai... Joele, cosa stai facendo? ovviamente siamo qua in modo che i player non possano sentire. Siamo tutti perplessi. Ripa parte su. Come potete vedere dalla live, sono che mancano 10 minuti alle 10 e noi siamo qua. Dobbiamo ancora mangiare. Dobbiamo mangiare. No. Tu guarda questo numerino qua. Mi spiace per però. Guarda quanto è live da 7 ore. Più c'è la mattina. Più c'è la mattina. Abbiamo fatto tipo abbiamo bruciato il tavolo sotto. Sì, esatto. Magno Gaudio, Nemesio attaccato. Attenzione. Mettere in Commander Zone è un effetto di sostituzione? Mm-hmm. Sì. Sì, credo comunque vede sì. La zona, cioè non so per che caso specifico. Niente qui. Token, esatto. Apparition non fa il token col comandante. No, sì, Apparition non fa il token perché Apparition check la carta che c'è sotto via. Quando lascia il campo. Esatto. Se il comandante è zona di comando non c'è niente sotto. E quindi non fa il token. Non fa il token. Come sei andato? Ho fatto 2-1 no 2-2-2 2-2-3 sembra una formazione di calcio. Portato Shurikai, no, prego Dubarrini combo, no Dubarrini è Duba. Duba uno dei vostri sì. Beh, Duba cioè tu che non sai queste nozioni basilari di Magic cioè ci stupisci. Cosa succede? Perché ci sono dei segnalini là? Cosa? Ah figa, abbiamo fatto il coso. Cosa cacchio è? È quello quello che dà più uno più uno agli altri artefatti e prende più uno per ogni artefatto che controlli tipo. Ah, è quello che giocava in campione. No, non è lui. Sì, non Legend Champion, come cacchio si chiama? Che mette un più uno più uno su tutti. Sì, cioè dà più uno agli altri. Stilo Versier. No. Cioè è quello blu, quello a tre, dai. È maestro di Ethereum. Maestro di Ethereum. Perché prima in gioco aveva anche qui. Eh sì, ma è stato esiliato. Il problema è che cioè Blasi sta anche dando sfiga perché sta vedendo perché l'altro non fa niente. No, sta riuscendo ad equipaggiare il reality chip. Il reality chip è buono di fare un pesco due turni. C'è stato un momento in cui Zele due ancora, ma c'è stato un momento in cui Zele era un sacco avanti e Blasi non aveva fatto nulla. Sì, aveva nulla. La possibilità di Zele è riuscito. Ma provo a vedere i punti vita che non si capisce. Cioè, facendo comunque una strategia d'attesa, aumentando il controllo, dato possibilità a Blasi di avere anche perché sta scalando, adesso mi sembra che Zele sia morto. A forza di fare delle branze è morto da un aerocottero. Siamo riusciti a... Per fare delle branze abbiamo perso Gis di aerocottero. Lui invece non ha approfittato del vantaggio, è stata fatta una scelta conservativa. Realtà, la sua scelta è quella di avere sempre più carte in mano dell'oppo e prima o poi... Però bisogna avere anche la qualità delle carte. Esatto. Che è fondamentale. Se tu nel momento in cui... sei avanti, scegli, pesco una carta in meno, però metto più pressione, magari c'è Gis che va in final, esatto. C'è Nemesi che hai... 6 o 9 vite in meno, tu hai un no, loppo più che altro corto, che quando c'hai l'oppo, quando c'hai l'oppo a mano vuota puoi provare a spingere un po'. Infatti è una il mazzo che abbiamo fatto è molto simile. Aspetta, c'è cioè Improta, ciao Improta, ti salutiamo. Allora, Grist, Minsk, Sai, Team Natrasius no. No. Ci sono un Team Nacraum, che è quello che sta giocando Joele. Poi uno è arrivato nuovo. Poi abbiamo Tasigur. Sicuramente in top 8. Adesso ve la leggo la classifica che ce l'ho qua. Sì. Allora c'era primo Tasigur. Primo di Svizzera, sì. Primo Tasigur. Secondo posto San Giorgi con Grist. Terzo posto Antonello Vigiano con il gattone che mi dimentico sempre il nome. Lord Wingrace. È vero, Lord Wingrace ha fatto top. Poi c'era Agostini con...
Aminatur Reanimator. Sì. Poi Gallamini con Minsk. Blasi con Sai. Gioele è arrivato ottavo, che c'aveva Timna Kraum, e l'altro ragazzo aveva Grist, quindi c'erano due Grist in top 8. Comunque, una cosa che bisogna, non abbiamo detto oggi, è che effettivamente ma non lo so. Va bene, dai, insomma, gli aletti. Gli aletti un po' così, adesso. Una cosa che dobbiamo dire oggi, che non è mai capitato, è che questo, per questo mese qua, il Centurion è riuscito a fare un torneo più grande del Duel. È vero, è vero. È la prima volta che capita. Anche perché il Duel solitamente fa, cioè, insomma, numeri importanti. Sì, sì. Centurion ha fatto 94 persone, noi abbiamo fatti 106 evento, oggi. Quindi abbiamo siamo veramente contenti. Per una volta abbiamo vinto dalla Francia, come al solito. No, per quanto sconsolato mangio lassù, che sta mangiando. Che manca Bulma, scusa? Sta leccando una forchetta. Che manca? Il secondo Grist, forse? Il secondo Grist. Sì, Grist dei tire che ci si aspettava. Grist si è confermato, Shurikai ha fallito. Grist molto forte. Non c'era nessuno arrivato in top. Sebbene il meta non fosse proibitivo. Punti vita, siamo 10 a 12. Figa, cosa è successo questo turno? Quei dadi lì che stanno girando. Il turno prima praticamente Joel ha fatto una scimmia rapida che ha picchiato, adesso so che tiri le figurine, porca. Il problema qua è che fare una strategia tendista contro un mazzo che praticamente puoi ipoteticamente pescare 4 a turno. Tu devi farlo se l'oppo ha risorse, ma se l'oppo non ha risorse, secondo me questo matchup devi approfittarne, soprattutto in questo matchup. Era super in vantaggio. In questo matchup l'aggro è lui, eh. Sì, sì, cioè, se non hai counter devi provare a far qualcosa per... Lui ha stato molto conservativo e ha dato una speranza a Blasi che rimane, sì, indietro. Sì, era probabilmente Blasi, secondo me era abbastanza non aveva morto. Carte, ha preferito fare sai a 1000 per torre. Ho una domanda, questo in campo è un crown? Sì, non ha attaccato. Magari no, ci sta perché vuole parlare l'Harry l'ha Potter. L'ha fatto in seconda main phase. Figa il K. Ecco, il K è entrato. Il K potrebbe riaprire la partita. Beh, potrebbe chiuderla la partita più che aprirla. Fortunatamente non è rapido per Joel. Entra, però... triggera su se stesso, si gonfia. Che fa molto bello quello. Sempre morale. È molto bello quello. Questo è problematico. Ma sì, non ha carta in mano ancora, vero? Dove vai? Sempre il top deck di Fury Confluence, che sarebbe veramente forte adesso. Potrebbe... K cannoniere. Sto pensando K un po' che criua aerocottero che piega e fa pesco scarto. Direi... La guarda se capisce se già buttarla nel cesso o meno. Una buona sinergia questa, in effetti. La butta nel cesso? Ah no, perché giustamente ha anche reality chip, e quindi carta in mano, intanto in guarda anche quella successiva sempre del mazzo, sì, perché sì. Ha 4 mana open, blu, insomma è ancora in partita. Para di Kraum. Anche se da vedere rompere qualcosa è andato storto. Ma no. Ah no, esatto, stavo pensando che non fosse più grosso dell'aerocottero, ma l'aerocottero è gonfiato dal tizio che mi sfugge il nome. Dal Lord, insomma. E quindi hanno scambiato prontamente Master of the Terry. Così, no? Sì, è lui. Sì, Master of Ethereum fa Lord e si ingrossa anche lui. Ma quindi il K è imbloccabile adesso, no? Il K adesso è appena giocato e ha fatto crew dell'aerocottero, quindi l'ha tappato per quello. Nel momento in cui entra un artefatto nel campo di battaglia, lui si gonfia e diventa imbloccabile, quindi... Sì, abbiamo detto che Gioele ha vite. Ha vite poche. Non tante, insomma, quindi, siamo 10 a 12 10, e quindi non è freschissimo. Adesso entrambi hanno un board, quindi si può puntare a noi. C'è questa Nemesis in campo che Nemesis può aiutare, è forte, ma comunque è buona in questa situazione. Però
effettivamente vedevo molto meglio Joele 4-5 turni fa. Ma alla grande, con Jesse in campo. Appunto, ha perso questo vantaggio cercando di. È biondo. Cercando di giocare in maniera conservativa. Sì, o stava cercando qualche cosa in mano che gli permettesse di. Ma ci sono le liste? Sì, cosa anche cerchi? Qua. Queste sono quelle della top. Forse l'ho messa tra le. No, non è vero. Anche sulla lista la devo far vedere. No, gioco qualche carta diversa in realtà. Tipo io giochi Kentry. Non mi piace andare su. No, è sicuramente lì. Ah, questo è l'autobotto? Sì, questo è l'autobotto, poi c'è l'altra della 16. No, 8 e 16. Sei in ordine di tavolo, magari? Non credo. Però se ti ricordi che tavolo eri all'inizio? Aspetta, gliela vado a prendere. Qui è un labirinto. Insomma, qui non sappiamo purtroppo cosa stanno dicendo perché sono lontani e quindi le voci e per fortuna sono lontane. Anche fare un commento puntuale non è immediato. Non capisco cosa abbiamo adesso, che sono andati contro al hanno preso contro al treppiede. Quello è un classico ormai. È bellissimo perché gli ha appena detto hai missato l'ita. Ha missato? Letale. Sì, infatti. Gliel'ha detto anche in faccia. Sì, cioè, sì. Dopo il combat fa, ma lui doveva vincere sto turno perché ha missato l'ita. Ha fatto molto ridere la scena. Sì, però c'è. Allora, io faccio una petizione non scritta, ma qua non può assolutamente permettere di far vincere il game a Blasi. È finita? Sì, Blasi ha concesso il board perché ha pescato un sacco di lande. Cioè, diciamo che se dopo avesse giocato bene avrebbe vinto prima. Okay. Bene. Andiamo a minacciare Gioele. Speriamo che si diano una mossa. Vediamo se sono magnanimi e decidono di giocarsela ai dadi. Nicola, questo tappetino. Nicola, vado a dare una schiaffa a Gioele, la parte tua. Sì, lo faccio ben volentieri. Semplicemente potrebbero giocarsela a casa. Ha vinto Gioele? Gliel'ha concesso. L'Asia ha concesso Gioele? Sì, da quello che ho capito sì, perché era letale sul board. Ha missato un little clamoroso. Abbiamo anche missato un little. Mi sa la vita e sai che vede 12 anni, sa. E manca. Quindi c'è stato uno switch di player? No, aspetta. Sì. Non ancora. No, io spero che giungano a miti consigli sulla finale. Però ho i miei dubbi, attendiamo. Attendiamo sul nostro destino. Sperando che siano magnanimi. Dai. Vuoi comparire in cam, Bianco? Col tuo. Ah, guarda, anche se non compaio, diciamo che faccio un favore a tutti. Non sono proprio uno splendore. Qua siamo in attesa veramente di quello che si deciderà sulla finale. Stanno cercando di capire. Andiamo ancora, si stanno discutendo. Non è ancora chiaro se verrà giocata o meno. Qui credo ci siano minacce di pesanti. Si stanno a giocare il premio. Loro sicuramente sì, cioè nel senso che da una parte c'è già un finalista teorico per drop degli altri avversari e qui da questa parte c'è Tagliabue. Cosa hai scoperto, Papa? Ti sa qualcosa? Per giocare la finale. Sul serio? Sì. Ah, sì.
Grista contro... Detto questo, mi consiglio di andare in bagno. Vai, vai, ecco. Ma tipo a vomitare, più o meno. Stai poco bene. Mi danno due schiaffi per riprendere. Non hanno, nel senso, sì, hanno splittato, ma se vogliono giocare la gloria e il tappettino... Aradal. Ok, dai, quasi finito. Però devo dire che, come si chiama il ragazzo che gioca a Grist? San Giorgi? Sì. Al San Giorgi che dice devo fare le pilette, mi stavo per mettere a piangere. Qui lo dico. Va bene. Vado a drizzare un po' la cosa che si è un po' girata, mi fa triggerare molto la cosa. Bene, abbiamo questa finale del quarto legge ora a questo punto. San Giorgi alla vostra destra, Tagliabue alla vostra sinistra, Link è il migliore. Vediamo un po' cosa viene fuori. Ok, ci siamo? Sei carico? Quanto sei carico? Da una di... Quando sei... Ma poi si continua, ragazzi, questo qui è soltanto un side event. Cominciamo la finale al... Ma poi inizio a streamare Metigioio, raga, tutta notte. Qui chiuso nella bocciofila. Da solo. A riscaldamento chiuso. Ok, si parte. Però dai, almeno secondo me Grist è abbastanza veloce. Quindi... L'ho detto, l'ho tirato. Ciao, congratulazioni. Complimenti. Ciao. Ah, lì, sta lì, commenta. Ah, io volevo. Sei qua? Sì. No. Andiamo, intanto partiamo con non mulligare, mi raccomando. E invece si mulliga e via. Bene, però è un buon segno, perché se mulleghi vuol dire hai che... Hai meno risorse. Entrambi. Questo è male, però. Perché si giocano entrambi le risorse, allora... Quindi siamo di nuovo a pari risorse. Peggio, però, perché se entrambi sono rallentati, il gioco... Giocheranno ancora più lenti. Però San Giorgi, bello... Calma, bello, rilassato. Bello rilassato. Per noi non sono le 10. Ma anche Joelle comunque ha detto che lui è... Tranquillo. Sì, tranquillo. Gli ho detto, stai giocando a Magic da 11 ore, gli ho detto, sono freschissimo. Va bene. Beato lui. Beato lui, io quando faccio 6 turni di V-Control mi vorrei sparare in testa. Allora, matchup? Sta andando che sono partite con due mulligan. Esatto. Vabbè. Comunque il matchup è favorevole a Grist, di base. Anche secondo me un pochino. Ma soprattutto anche per un fatto... banale, che parte per primo. Esatto. Che Joelle in ogni caso era sempre l'ultimo. Era sempre l'ottavo. L'ottavo. Quindi è già ribaltato un matchup. Ma mi sono... Quanto vincevano dal nono al sedicesimo? Descrizione tipo. Sì, 25 di buono. Da spendere nel... Quei donne. Dai, potenziale 2.30 della top. Su serio? Giuro. Sono un decimo ha vinto? Oh, mamma mia. Per poi questo. Percentuale di rating. Perché nono. È la stessa, ha finito sì. Nono con 19. Ma infatti gli è andata bene a Joelle perché lui è riuscito a vincere con delle persone che comunque hanno vinto. Cioè gli hanno alzato il rating le persone che lui ha battuto. E basta. Sì, e tra l'altro... Ha stretto la mano. Poi aspetta, lui ha per... Concesso? No? Ho sentito concesso. Sicuri? Che landa c'è quello? Tekkenuma. Ah, subito, proprio così? Sì. Vuol dire che non ne abbiamo tante terre in mano, Gli ha fatto... adesso gliela fa vedere direttamente, ce la fa vedere anche noi. Confidence Saga. Opposition Agent, una Scalding Tarn, Old Layout e una... Sembra... Guarda qui. Necropotence?
che l'hai più illuminato, magari lo vedi. Non ci ho fatto caso. Aspetta. Quello lì non lo vado. Potrebbe essere o secondo me una necropotis, ma non credo a giochi. O vabbè, lo scopriamo quando la farà Reg. Baraldi. Confident for Spike. Ma sto tappetino se lo stanno sudando? Sì. Dopo però ne fate uno anche a noi però, Camper, per è stata più faticosa la nostra. Allora, io voglio almeno un telo. Adesso dobbiamo farci questa divisa nuova per gli staffettisti nostri, ecco. Quindi proprio avremo proprio la linea CCCP. Che non è politica, è 100 Centurion. Accademia che conta, HDCC. 100 Centurion 100, per Dio. Per Dio, è così togliamo ogni bestemmia. Se la sono splittata la top 8 a livello di money, ma si stanno giocando la gloria. Vogliono la firma sul elmo di Camper. Potrebbe essere Max. Infatti ho visto mano nera. No, ma è necropotenza, non è maschio. Sì, c'è necropotenza. Mi smaia se ci ho preso, nonostante sia una carta nera. La vasta di Gioele, top deccato, ero dietro con questo che là. Sembra maschio, no. Cos'è? La vasta di Gioele. No, incredibile. Hai visto? E si è beccato anche un Forspike sopra il Confident. Sì, ma cioè lui si è beccato sto Confident, tenendo una mano che... Cioè, noi ci siamo stupiti che abbia tenuto. E da là è carico a 2. È un mazzo che lo gestisce molto bene. Sì. La guasta lì. Però ti puoi fare ingolosire a chippare con il Confident di secondo. Ma che questa Dures cosa va a prendere? Ripapartati il Resend. Ha fatto una Dures. È una Dures di deck Graveborn, quello foil strano secondo me. No, dici? Secondo me è una Dures vecchia. No, ok, al bollino di Saga? No, al bollino della Dures promo Giappo? Giappa. Chi è pimp vince. Non è vero, in realtà è il contrario. No, è successo così. È successo? Sì. Beh, ti ricordi che lui che ha ribaltato il mirror di Grist on è vero, the draw? È vero. Che pimp vince. Però c'era il mazzo di Blasi che era boom, incredibile. Era tutte le invention. Madonna. È vero, Alessandro. E quella conta come team. Bene. Direi che potremmo passare a T2. Già? Se non hai niente. Ma come fa Gioele anche lui ad avere una landa su? Perché ha fatto la vasta? Ha fatto la vasta. Ok. Acquitrino, peccato. Come fanno i migliori giocatori? In mano c'è Demna, Rip Apart, Crocs. Infatti Gioele è un cane, cioè riesce sempre pollice indice, migliore Demonic Tutor. Cioè proprio pollice indice. Giusto? Sì, no, è lì. Dalla cima, è così solo, che si vince il Magic, solo l'ho sempre detto. Solo che Vancio a classe, Gioele invece ha la 104. No! Oh, nessuno ha detto mi dissocio. Cioè, siete più malvagi di me, io l'ho fatta in battuta almeno. Io non... Allora ci dissociamo per sicurezza. Più uno! No! Ora Gioele. Sembrava... Prendiamo le difese. Quindi abbiamo croxato. Sì, questo sembra proprio un crox. Che... Stiamo croxando. Che ha fatto uno scartone. Però purtroppo è illuminato dal signore quel cimitero, quindi non... È riuscito a tenere... Cioè, vuoi dire che Gioele rischia di firmare l'elmo? Tre mana. Timna. Comandante. Il cigolio della sedia. C'è un cigolio della sedia? Non abbiamo sedie che cigolano. Da dove sentite l'audio? Forse zio Biggin sa avere le visioni anche lui. Ti capisco.
Sì, soprattutto se sei... Di là c'è... Cosa che l'hanno fatto? No, lei c'è un trioma di Raugrin, direi. Quello lì oro appena tappato. Mi sa che sia una city, Una City of Brass, perché si è tolto un dado? Lilli, City of Brass. Sì. Ma vedono meglio loro di noi, proprio loro. Sì, perché abbiamo uno schermo piccolissimo, purtroppo. È buio. Come fa? Posso aumentare la luminosità, aspetta. Ma scusami, Matteo. Cioè, ok che sei la finale... No, che sì, devi fare così. Ok che sei alla finale del più grande torneo Commander fatto, però se hai Takenuma, Monolanda, cioè adesso non puoi concederla e salvare un pochino di sanità per giocare... Ma c'è sempre stata questa opzione qui? E l'abbiamo usata in finale? Ma era solo per noi oppure... Scusa... Il campione è rimasto basito. Non è che cambia molto. Beh, dai, un po'. Cioè, insomma, più che altro ti sbaglia gli occhi. Almeno sì. Adesso leggo la scritta Accademia sopra. Guarda, hai visto che c'erano dei disegni sotto? Ci avevi fatto caso? Quelle attorno. Ma no, se non è un po' difficoltoso. Esatto. Sì, cioè... No, è la tua... aveva anche Wast e Saga. No, sì, Dubai. No, perché lui ha la placca cefalica in testa. gli ha fatto male. È entrata finalmente la foresta. E il comandante? Bilanda. No, ma come la porta a casa, Crist, questa parte? Cioè, secondo me spera in un malore di Joel. Ma non vuota? Sì, probabilmente se infarta sicuramente va... Ricordiamo che Joel prima aveva vinto da 5 turni e ha cercato di far vincere il suo avversario. Ah, 50 turni, quando ha fatto il... 50 turni! Quante lande aveva Blasi nel suo mazzo? Perché le ha pescate tutte di fila. Per favore. Sì. Il Planeswalker più forte di tutti. Lilli? No, Kaito. Kaito Suzuki? Comunque solo Joel è così forte da riuscire a fare Kaito Suzuki in un mazzo control. Avendo anche la creatura che attacca. Sono d'accordo su Kaito. Penso che giocando a Crocs chiedeva in due turni. Aveva anche vostra sera. Carlo Goif. Davide cosa dice? Ma stiamo parlando di... Qui comunque è... Ormai è diventato un meme. Adesso tutti a tifare Joelle perché... Giustamente. Comunque si sta arrampicando lì dall'ottavo. Cioè io vorrei sottolineare questa cosa. Rapido successione. Cioè lui che è riuscito a perdere sculando il mondo. L'unica che ha perso in Svizzera. Non doveva essere per rating, ma è riuscito... è preso con Azzemi, sai? Possibile? È quello che ha sbattuto fuori Donega. No, aspetta, Joel, aspetta. È quello che ha sbattuto fuori Azzemi. Mi sa che ha perso contro Brasi, ne parlava prima. Ah. Bisogna chiedere... Qualcuno sì, della... Sì, è vero perché infatti sperava che Brasi vincesse per farlo salire di rating. E così è successo. No, Joel. Ti prego, Matteo Mulley. No, dai, non dobbiamo essere troppo... Cos'è? Di parte. C'è la mano buona oppure... Non lo so. Ha uno Zenith all'accelerino, uno... Vabbè, ho capito. Vogliamo almeno vedere una partita o vogliamo che Mulley a tre per... Sì. Noi tutti sì, ma forse chi sta guardando anche una partita recente... È qui per il contenuto e sono in 48, quindi hanno... Sono tanto 8 ore... Pomeridiane, Siamo all'ottava ora. Devi sapere che non gliene frega a nessuno. Ma secondo me ormai c'è qualcuno che se l'ha lasciato acceso si è addormentato davanti alla tastiera. Come il picchio di Homer. Esatto, quello... Va bene anche quello. Va bene anche se a casa lasciato acceso. Però poi tireremo un urlo e li svegliamo. So che non abbiamo più Grillo, che lui aveva invece i capelli di Bart Simpson. Esatto. Per rimanere in tema Simpson. Ingegner Grillenzoni. Ormai questa camera qui è tipo terremotata. Non... distrattata da tutti. Sì, sì.
Dopo che scuole... inquadra soltanto le facce dei giocatori. Come stanno cercando di dare dei calci a Gioele, ma non c'è. Lui, ma perché cosa ho fatto? Non dico niente. Ok. Eh? Sì. Ah, questo. Comunque avete notato che c'è tutta la gente lì che sta cercando tipo la flebo, e Gioele è l'unico che, che dice, ma io sono freschissimo. Sì, è incredibile. Cioè, ok. Terra. Io quando vedo Gioele giocare capisco le mosche quando volano. È un tuo degno rivale, Bianco, comunque. Ma infatti capisci perché io gioco agro. Esatto. Cioè, voi non po- voi adesso vedete... Zitaxian. Dovete giocare, è una mano giocare, forte. Ma i tempi d'oro, non so, signora Andrea Bianchini. No, ma perché tiriamo, non tiriamo fuori? Non ha fatto l'accelerino con lo Zenith, ma l'ha fatto con l'incantesimo da Fauno. È meglio perché ti tiri il Zenith per fare qualcos'altro. Appunto. Ma cos'ha nel suo Master Tutorar di verde? Qualsiasi cosa. No, per Master Gioia. Lista. Sta da dire, guarda che... Lista di lui è tutta roba piccolina, ma non è tutta sta roba. Beh, sicuro comunque secondo me è meglio fare su quello lì, perché in questo modo muore da removal e puoi fare grist, soprattutto se lo fai su base. No, non si può fare. Allora, io avrei fatto così in ogni caso. È pensare cosa sta pensando ad andarsi a prendere, okay. Capito? Perfetto. Allora, con la voglia nel cuore, questo sospiro. Dov'è? Lo stai cercando? Io comunque c'ho ancora quelle del Modern che abbiamo fatto a casa di liste. Sì, delle liste. Sparito. Oh, se non le hai usate durante questo periodo di freddo per rifare il camino. Ma no, grazie. Ma adesso non do. Allora. È stato il 4 la finale. Finale, grazie a Dio. Ah sì, ecco, ho sentito anch'io sto giro, il cigolio. Ah, abbiamo capito qual è il cigolio. Sì, è il tavolo. Allora, ancora sta carta qui che tipo ti va a tutelare pianura? Tight. Che però funziona solo. Ma siamo al secondo turno di gioco. Cosa? Siamo soltanto al secondo turno di gioco, cioè tipo pensavo fossero passati 15. Allora. Malissimo. Io cosa cazzo vai? Toschi ci vince contro lui. Beh, Toschi, ma Toschi no, ce ne ha di. Se no anche di cose interessanti. Un po', la questing ce l'ha? Sì, ce l'ha anche la questing. Degli spacchini, Rexage. Non so che cosa, però. Sì, no, ma c'è anche Masked Vandal. Cioè... Ma il Vandal devi avere una creatura nel cimitero. Sì, però ha varie interazioni. C'è il Caustic Caterpillar. Allora, nel dubbio, comunque, lo Zenith è stato scartato. Esatto. Quindi, problema non si porrà. Perché Gioele è un professionista. Pensavo potesse avere anche un bellissimo... Scartato che cosa, scusa, ragazzi? Scartato o counterato? Con cosa l'ha scartato? Ci siamo persi a guardare cose. Potrebbe anche finire un'orale decente. Sì, no, speriamo. No, non è vero. Cioè, l'orale decente l'abbiamo già passata. Non viene a mangiare con Fobos su Grist. Ah, okay. grazie. Mamma mia, c'è Duba che alle 10:24 è ancora qua. E ci corre se c'è il Duba. Cioè, non lo so. Ti vogliamo troppo bene, Duba. Cosa ha fatto? C'è uno Zenith da 3? 3. E come ha fatto a farlo? C'è anche Viga che... credo sia la mano quella. Anche Viga, è vero, sì. È vero. È arrivato un po' tardi. Viga. Ah, adesso però ha fatto sì. Zenith. La finale, Viga. Quindi quella nel cimitero è la Mask? No, ma c'era prima, c'era anche uno Zenith. Questa qua è mica il cimitero, è la mano, è la mano rivelata. Ah, ok. Chiaro. È tutto chiarissimo. Chiarissimo. Ah, non è il cimitero. È proprio no. lo spazio dove mi verrebbe da mettere la mano. Ha preso Chatterfang, Squiller General. Quindi uno Zenith da 3. Grandissimo. Questa è una signora spell. Che muore da qualsiasi cosa. Abbiate rispetto.
per generare degli scoiattoli. È il comandante di Josie. Sì? Ma con chi ha perso ti assicuro, credo che non abbia giocato. Ha concesso. Duva dice, domani sono in ferie e posso permettermi di perdere tempo con voi, grazie. Al contrario mio, tra l'altro. Va bene, Nico, tanto ormai siamo abituati a andare a letto alle 2:30. Infatti, svegliarmi alle 7, easy. Con la paglia. Boom, chatterfang mena. Discuti con le persone. E sono 2 danni! Sono 2 danni? Io voglio fare del board, però. Comincia a fare dei costrutti. Non è più grosso, scusa. No, 3-3, è vero, 3-3. Vedere sta partita è come guidare e dallo specchietto retrovisore al tizio dietro. L'Italia bagliati assessi. È fastidio. Unexpected absence, che lo indica col dito medio come fanno gli spike, così. Attenzione. Costrutto per fare scoiattolo. Questa mossa inaspettata dopo un unexpected absence. Costrutto, sì. Scoiattolo, sì. Cioè, no, aspetta. Sì, c'è uno scoiattolo quello. Sì. Ok, on top, upkeep, draw. Shuffle delle carte in mano, che magari cambiano. Olè. Scaldin Tarn. Sfezzo. Si va a 23. No, di meno. Ma riesci a vedere quanto è lento solo per sfecciare? Io non so, se fossero tipo delle mozzarelle le sue carte e vengono in campo che sono dietetiche, un po' muffite. Kasigur non ha perso da nessuno, di fatto è arrivato prima in Svizzera e poi ha splittato e non ha giocato. Ha concesso la gloria ad altri. Poi adesso, ragazzi, odiatelo perché ha lasciato Joel giocare. Perché sarebbe stato lui contro Joelle. È vero. Primo contro tavolo. Sì, certo. Sì, e probabilmente saremo ancora qui ad aspettare la prima della top 8. No, è troppo veloce Tasigur. Se Joelle non lo ferma prima... A parte che inizia... No, era lì. Abbiamo appena visto la partita prima dove a mano vuota dell'Oppo è riuscito a portarlo avanti per 6 turni. Rischiamo di perderla. Arriva il barba. Ciao a tutti. Saga si rompe. Del magazzino te lo lascio io, te lo porto a te. No, vanno più lasciati lì che gli servono domani qua. Okay. Vengono a prendere le scuole, ci pensano loro. È aperto? O chiudilo? Sì, lasciala lì attaccata, chiudilo. Cos'è quella carta? La prima carta? Secondo me è un ago spinale, quello sì, tatuato. Dai, doppio costrutto promette bene, Anzi, non è vero. Sì, l'ho capito, ma dobbiamo tifare. Esatto, infatti. Noi tifiamo Joel adesso. Stiamo tifando per la persona sbagliata. Mi sono un attimo distratto, ragazzi. Dai, Joel, mi esco un verdetto. Concentrato. Allora, in teoria dovremmo essere... Imparziali. Imparziali a commentare. Ma lo siamo. Imparziali. Siamo sempre stati. Fino alla sesta ora di gioco. E dopo è switchato. Poi è chiaramente un parteggiare per chi me la può portare a casa. Perché prima. Ci fa andare a cena. Che? È immorale tipo... No! È una chat piuttosto schierata. Sì. Infatti, scusate, noi stiamo tifando per Joel e tutta la chat sta tifando contro. Per cui è bilanciata la cosa. Cioè, in realtà non è che stiamo tifando Joel, noi stiamo tifando andare a mangiare. Esatto. Il problema è che purtroppo... Esatto, quello tifiamo per noi. Diti a Sancho Bangrist da parte mia. No, okay. Non possiamo distrarlo adesso. No, abbiamo detto più volte che in realtà Grist non ha alcun... Come no, Camper? Sì, bisogna bannarla, no? Hai detto anche te che voglio che banniamo Grist. Voi avete detto, abbiamo sentito direttamente anche da San Giorgi, è fuori pericolo di Anubana. Infatti, non banneranno Grist. Diranno, Grist non può essere giocata come generale. Sì. Semplicemente diranno, tireranno fuori che
è sistematicamente sbagliato, cioè semanticamente, perché è una creatura finché non è in campo, ma non potendola giocare come comandante non può essere una, cioè, è un inception, Christ. è il gatto. Il gatto di Shrek. È lui. Tu sai cos'è finché non hai ancora capito cos'è. Marco sta per, sta sì, per spaccare tutto. Esatto. Altro che cigoli qua. Ci manca poco. No, perché sennò non vedo lo schermo. No, vabbè, grandissimo, Frederick, ciao, come stai? Eroe. Che come mai non sei venuto stasera? Stasera, ormai sì, è stasera, ma oggi? Sì, ormai è anche già domani, tra un po'. Non mi ci far pensare. Oh, ringraziamo, non è legale, eh? Perché? Sì, sì, perché così sono ancora più rincoglionito di quanto potrei essere. Meno ore di sonno. Ma voi? Noi, la volevate l'ora legale? Ma cosa vuol dire? Cioè, io me la sarei, questa settimana me la sarei risparmiata volentieri. Cioè, preferivi l'ora legale o i partner? Ma che domanda è? Cioè, come dire, ti piacciono, non lo so, i bocce o le banane? Che cazzo di domanda è? Chiaramente le banane. E la domanda è ovvia. Quando sei di Caravani, cosa stai guardando? La bozza una banana? Ci arrestano per questo. Ci dobbiamo dissociare in qualche modo. Colpa della placca cefalica. Stiamo arrivando a dei deliri. Vabbè, dai, è solo. Sono solo 8 ore e 13. Sì, 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 va bene. Non sarà bene. Mai. Bando ora legale. I partner. Ora legale. Okay. Guarda che sono abbastanza convinto che piuttosto che bannare i partner, il comitato ci banna l'ora legale. E fu così che verrà fuori il meme, ban l'ora legale. Ok, Dry Harbor. Dispezzata. Cioè, in tutto il mondo sono le 10:32. Ma no, no, perché gioca a Centurion. Al comando Centurion. Ah, dobbiamo guardare, se quella lì è una Skull Clamp, allora c'è ancora una partita, eh. Se no... Dai, cioè, che c'era un remover, me lo sento. Vorrei dire che non sono venuto perché è il compleanno dell'amoroso, ma tutti sanno che i poteri forti mi hanno chiesto di smettere di fare top. Mamma mia, grandissimo, ti capisco. Ti capisco. Ma infatti anch'io, cioè, commento le partite, perché sennò, cioè, sarebbe top 7. Non sarebbe per nessuno, se sarebbe, sennò sarebbe top 7, dal ragazzi. Secondo all'ottavo. Sì, esatto, è ovvio. Ovvio, ovvio. Già ci penso pure su tagliare il master top. È una scelta importante, Penso. Comunque devo, io ammiro mentre lo stavo guardando la posizione di gioco di Joel. È veramente, sembra l'uomo più rilassato dell'universo. È tranquillissimo. E pensavo che trovavo cosa va questa. Esatto, esatto. È quello che hanno detto. Il signor, com'è che si chiama? Signor Wizard. No, quello che fa tutte le robe. Sì, è quello. Gavin? Gavin, penso. No. Gavin. No. Gavin? Gavin Hare? Verer. Cerca, Duba, inviato del web. Provate a pronunciare il nome di Gavin. Gavin Verer. Twitter di Jess. La carta? Cosa appena fatto? Ha saccato per prendere due mana? Turaz! E fa Turaz, figlia! Quello va che è un terato, Joel, eh? No, attinto, secco! Ha tinto male! No, no, entra! Triade. Entra! È un Turazione... Che non dovrebbe Nemesi. Rivelarla prima, no, è... No. Ah, sì, Nemesi. Nemesi è... Una carta sotto Nemesi. Cioè, una Nemesi che non ha voluto giocare, comunque. No, cioè, ricordiamo le genialate di Joelle. Eh sì, io vado a vedere che c'era il counter in mano, sono sicuro. No, dai, vuol dire. No, cioè, se vieni qua e dici che c'ha il counter, là lo miniamo. No, perché lui vuole fare G3. È per quello. Ha fatto Skullcam su Arbor per pescare carta 14 e 15. Dato che ha 1.5 di carte in mano, e non riesce a decidere di cosa giocare.
Vabbè, adesso Turac è un 6-2 adesso. 6-2? Beh, di suo è un 2-1. Più due segnalini perché gli ha scartato due carte. 4-3. Più 2, meno 1. Più 1, meno 1. Un 6-2. Che più 2? Ah, sì, più 2, meno 1. Ah, è più 2 o più è più 1? Non è più 1, è più 1. Più 1, meno 1. Allora è un 5-2. Che comunque è importante. Beh, ti se picchia bene. Se deve bittare... picchia bene. Ma, com'è cosa non tifi? Ha giocato Nemesi cosa prima? Cosa tifi? Comunque tifi è moralmente sbagliato. Io tifo Gioele. Ah, sì. Ha ragione, perché chiunque tifi pensavo ci stanno anche dicendo come si pronuncia la gita tu Gamper Gavin Very Gavin Very Gavin Very cioè è molto Gavin un tu ti senti un po' Gavin ma un po' anche cioè, questo ciuffo un po' così Very Gavin. Insomma, stiamo, mi sa che chiudiamo stiamo in una per fase, un G3 in una fase di stallo orribile incredibile. Ah no, stallo, stallo mi sa che dura poco perché non sono mica, mi sono 6 da questa sembrano, parte non tanto perché c'è un altro dadino e basta. Ah, Liliana che fa scartare aspetta no, in realtà è una concessione facile perché non può giocare più creatura e lui perde da un attacco. Carta Turac si gonfia e vai in letale. Forse Blinghe... ah, ok. Forse Blinghe... Ragazzi, io devo dire che vedo Matteo con 7 carte in mano, un Turac equipaggiato da una Skullclamp, Gioele con in mano una Force of Negation che è appena castata. Quella... fine. Un Tabination? No, cioè... Però scusami, alla Matteo che dice potresti concedere un Resi 3, Gioele risponde con dammi fiducia. Quindi vedete, tutto può succedere ancora. Ma quando finiscono poi la partita possiamo dare delle è stata una contamination che ha fatto qualche flessione. Ha fatto time walk. Ti sei andato all'allenamento sì. Ha fatto un time walk con questo 3. Ah sì. E quindi si starà per concludere questo G2. Che qua c'è anche il a mano piena. Come fa? Vabbè. Zenith. Mangiato da Sprinkweller. Sprinkweller. Che mangia Zenith. Avrà anche... una rimozione da creatura. Ma il problema è che se fa. Sì, però il problema è che non ha più board. No, e che però questo Sprinkweller. Questo Zenith è da 1, 2, 3, 4. Esatto, sono 5 mana e quindi il costo di mana convertito è superiore a 4 e Spellqueller non lo può mangiare. È un errore... In teoria lui lo casta in flash, non mangia la spell perché... Sì, stiamo dicendo perché proprio quello. Non può tornare indietro a fare la giocata. Eh sì, come dice il player, come dice Matteo, lui ha castato Spellqueller e gli caccia dietro però... È una spiga. È un mana leak, mi sa. Un mana leak lo stesso, cioè nonostante la cappella riesce. Se ha removal per il Queller, cioè. No, il Queller non prende niente, però. No, però non para. Se non para, muore. Però aveva le. Ok. O no? No, perché. No, va a uno, andrebbe a non uno. Non ha tipo Menas Turac. No, poi è protetto dal bianco. Prendo dal bianco. Ah, adesso. No, ok. Uh-huh. Allora, non può ciao. Parare. Infatti, però non si è tolto niente, non ho ben capito. Avvicinate il microfono. Ma dovremmo avvicinare il microfono ai giocatori, ma purtroppo. No, è vietato. Rischiamo di una denuncia di cioè, qualche tipo. Sì, ci arriva Papa Francesco a dire smettila. Se sentivate... Io comunque continuo a non capire perché converted mana cost turni fa sempre al cast o al costo stampato sulla carta dipende, no, dipende cosa stai pensando. Sì, però in questa situazione è il costo in pila. È il costo che ha pagato l'X. Io continuo a non capire perché non abbia fatto turni fa la Nemesi, se la sia fatta poi scartare dal Turac
Ah, potete appoggiarla in campo. Boh, si vede che stava aspettando, forse aveva il queller in mano. Forse, boh, non sappiamo. Abbiamo un 1-1. Sta intervenendo. Sì, esatto, possiamo, non possiamo farlo. Eh no, non si può. Possiamo mettere il microfono quello. No, andiamo via. No, peccato. Vabbè, sarebbe quello là. Sì, 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 l'abbiamo capito. Abbiamo capito, però. Queste sono le giocate. Non è stato influente perché comunque tu dal bianco. Sì, non c'era scampo. E quindi. Qui abbiamo G3, è al meglio del 3, spero. Allora, adesso. Okay. Mi dispiace dirlo, ma tutti possiamo tifare per Matteo. Senza. In realtà, non vedo che ti dispiace. No, no, beh. Ormai giunto a questo punto, ci ha fatto soffrire così tanto, Gioele, che non possiamo più lasciargli il cuore. La proposta di Gulmo di spegnere le luci potrebbe essere accolta. C'è la gente disperata in chat, c'è la gente a casa che si sta chiedendo di pensa la gente non a casa. No, noi siamo proprio là, stiamo infliggendo come si fa? Delle lesioni. C'è qualcosa da mettere via? Io mi metto una tazzina di caffè nel culo, poi la spacco. Che è in realtà una nuova disciplina olimpionica ormai. Sì, è bello. Ma guardate il lato positivo. Adesso non possono continuare. Sì, è l'ultimo game che vedremo quest'oggi. Vediamo un po'. Attenzione. Si parte. Dai, bianco, ormai anche Nico ha perso le forze di commentare. Io non ce la fa più. Sono provato. Sta morendo, è provato. Al mix ora legale più. Aiutiamo questo ragazzo. Neanche da che ora a andare a casa. Qua. In un qualche modo. Non qua dalle 8:30, figurati. Sì. È troppo. Sono solo 14 ore, dai. Troppo, troppo. Comunque, vediamo. San Giorgi pensa a se tenere come il suo op. Keep? Sembra un keep. No, non. Non si può pensare, dobbiamo capire tutti. Bellissimo, bellissimo. Dai, Sancho, tutti con Sancho. Attenzione, decide Muligare. Vai Sancho, tutti Sancho. Si va 6. Sì, non è una partita che si spara, Gioele, questa. Onesto. Ne ha fatte 7, ne ha saltata una dei quarti. E se andava semifinale Blasi erano 10 per lui, se le sarebbe fatte sì. Tutte. Purtroppo non soltanto Nico è in crisi, ma abbiamo anche Camper che qua. No, non ce la fa più a reggere. Primo Mulligan, via. Vabbè, giustamente, non vuoi alzare. Non vuoi pescarne una per una. Esatto. Guardiamo per bene, così capiamo cosa si gioca. Credo proprio che questa situazione faccia capire quanto saranno da bannare certi massi.
hanno pensato certe persone. Sì, sì, uguale. No, no. Beh, noi vogliamo più aggro. Non sei d'accordo? Basta che scendi di altri 5 punti vita, cioè a posto. Esatto. Oh. Bassiamo il punti vita. Facciamo... Allora giochiamo due. Esatto. Tanto alla fine. Sondaggi Gitaxian, si pagano le vite. Cioè lui si vede lui, la mano con lui ha malligato per fare Gitaxian, per la terza volta di fila. Però così vede la mano dell'oppo. Ci sono delle foreste, c'è... Ma è una confluence quello lì. Quindi la race la perde. Beh, insomma, diciamo che ha già cominciato a pagare. Pagare pegno qua. Dork. Esatto. Dork. Il dork più forte la del mondo. La foresta che è incantata a Camera Nero. Onesto, così si fa. Pensa che va a fare Grist. Grist deve fare Grist secondo in questo match qua. Parte. Beh, diciamo che è sempre la mossa più forte per poter fare. Però col fatto che sto giro invece è partito Gioele, comunque la mossa è. No, è ancora Gioele. Però dai. A Gioele piace calciare le cose. Ah, non è la gente che dà i calci a Gioele! Ah, dai un calcio a Gioele in ogni caso! San Giorgi che vuole prendersi le colpe. Intanto grazie, stanno facendo i complimenti, cioè i ringraziamenti. Grazie a voi di esserci stati comunque. La prossima volta una luce meno leggera. Però purtroppo l'illuminazione qua era il punto migliore della sala. Perché durante il giorno c'era il sole che entrava dentro, adesso ci sono le luci. Infatti c'era Bianco che era andato fuori a prendersi il sole, è diventato nero adesso. Sono anche diventato biondo. Ah dai, pensavo fossero i tuoi capelli. È partito con... Ma in effetti li abbiamo presi in giro per questi capelli. Non abbastanza. Ci hai perso lo stesso. Mentre giocavo prima mi avete insultato di nascosto, io lo so, vi conosco. No, credo che l'abbiamo fatto in chat direttamente. Ah, okay. Ci stanno. Contro chi hai perso? Contro Giova, Galamini. Contro Minsk. Grazie a voi di esserci stati comunque, a prescindere da tutto... Sempre una presenza costante tutto il giorno. Sì, perché sennò eravamo degli idioti che parlavano da soli. Infatti, vero? Parliamo, ce la facciamo tra noi, sì. Tra noi 4-5. Un po' più grande che siamo riusciti a fare. Sì. Sicuramente più lungo e anche più con più partecipazione. Sì. Brainstorm di Gioele. Ma questo qua lo butti su YouTube dopo? Delle vite. Dures. No. Dures, Dures. Beh, no, perché ha fatto in risposta a Dures una brainstorm. Quindi si sta proteggendo la mano. Sì. Sì, però sta pensando. Pensa. Ma sì, dai, ci siamo visti. Ok, elastico. Sotto, sopra, ok. Ha trassato! Che distruggi le orecchie della gente in live se urli. Già spiega Fossil of Negation e tre lande di cui ok, una wasta, una fetch e un common beacon, no? Ah, male, se entra Grist non ci sono mica tante risposte. Beh, sì. Secondo me Gioele è lì che è contento perché dice ma tanto Grista è una creatura, la posso fare spiga. No. Invece, e sai perché? Bianco lo sa il motivo. Che cosa? Perché è biondo. Chi Gioele? Mm-hmm. Non è biondo, è castano. No, non lo so. Ma no dai, sarebbe tendenzialmente go. Wasta pass. Gioele è nella... Ci puoi dire? A meno che quella carta nascosta non fosse... No, non sono adesso, io lavoro in paradiso, è vietato da me. Sapevi? Ma intanto Grist, per gradire. Grist che purtroppo macina uno zenith verde che adesso non si vede, ma... però fa un insetto e viene accompagnato da... Che cos'è? Ah no, è l'insetto, ok. Mm. Sì, no, è soltanto il token. Sì, vabbè, quello che rappresenta l'insetto. Sembra più uno scoiattolo.
Dice che lo sta usando così per quello che ha? Cioè, io non lo vedo qui. Ma insomma, come lo vedi, è un qua? Insetto quello lì. Ha tappato tre mana per fare. Grist, l'abilità, insetto. È un insetto. È tipo old frame di un vecchio token. Patch. Via altro punto. Oh, comunque è già corto di vite, insomma, sono 10 da quello che mi pare di leggere. No, credo. Ma forse c'è un dado che non leggiamo noi. Non nemmeno, cioè è a 20. Ok. Qui c'è un Sacrifica Planeswalker. Angrat Rampage. Va bene, ci sta. Matteo stappa pesca. Probabilmente tocca di assalto, confermo. Lo riappoggerà. Mm-hmm. Lo riappoggerà Grist. 1, 2, 3, 4, 5 mana. Mana ce li ha per farlo? 5 mana potrebbe anche avere delle figate in mano da fare. Non capiamo proprio esattamente. Invece è un passo. Sta cercando di decidere. Allora, chissà, magari avrà qualcosa in instant da fare, da rispondere. O sono io che mi sto sbagliando con. No, lui ha da poter giocare Grist. Questa è. appena giocato. Questa è Command Beacon. Mm-hmm. Ok. Che con il nerf della meccanica Turner è diventata, sì, un po' più performante. Sì. Allora, qualcosa in instant ce l'ha da fare? Ah, no, si rimette una creatura in cima. Ah, ok. Però non la vedo io. Com'è che si chiama? Vorrot Stronghold. Ah no, non ha messo Grist in zona di comando per pagarlo 3. Ma così perde un turno. Ma lui è giocatore di Grist. Tu giochi Grist? No, cioè io non gioco Grist in Modern. E allora non sappiamo. No, non so, magari è una scelta. No, effettivamente magari ha qualcos'altro per difendersi in mano, capito? Ha ripreso Grist dal cimitero oppure. Sì, perché ha attivato Vorrot. Sì, l'ho visto. Per rimetterlo in cima, lo ripesca, così lo potrebbe giocare a 3. Il problema, secondo me, l'ha fatto per mantenersi comunque aperto di qualcosa. Forse lui ha una rimozione in mano, quindi una risposta a qualche suo chiodo. Tipo, non so, un Assassin Trophy. Può essere. Comunque, nel dubbio, l'ha fatto, risolto. Altro insetto in campo. Anche se ci aiutano con questi dadi, purtroppo con l'inquadratura non si vede molto, ma cerchiamo di aiutarvi noi nel dirvi quanto è. Carico a 4, giusto? Ho fatto il più 1. E questo? Cerco di indagare guardando la lista, ma. Un tutore direi, sacrifica. Ah, perde 2 vite. Intent, la versione. Intent. La versione Battle Bond. Perde 2 vite e su tutora qualcosa. No, non perde 2. Non perde le vite. Sacrifica una creatura. Sacrifica una creatura come costo addizionale. A 2, una sorcery. Va a prendere. Tutto quello che vuoi. Scusate, raga. Ho fuso 2 carte insieme. Vediamo che cosa tira fuori dal cilindro. Cerca metà mazza, non trova niente. Come sempre un buon commanderista fa. Deve essere di 80 carte. È sempre nell'altra metà. Almeno si poteva mescolare. Che ha anche un Murderous Rider in mano, quindi. Che ci sta che è utilissimo. Fosse che sempre stato open di 3. Si è tenuto open con il mana nero. Questo tutore che non si sa cosa vuol fare. Cosa prendiamo? Eccolo lì, calcio.
Ma è troppo difficile. Sto cercando di rimettere a posto, insomma, sono le fasi finali di questa partita, dobbiamo mantenere l'attenzione alta. Dovete capire la difficoltà titanica che c'è dietro questo treppiede appoggiato al tavolo che noi abbiamo chiamato simpaticamente Rocco. Però Rocco ha tre gambe. Eh sì, che non è un treppiede. Qui è stata fatta una... Vai più avanti? No, dall'altra parte. Ma dico... lo vede sotto, lo vede? Sì, lo so. Sono le fasi concitate della partita, vogliamo capire... Esattamente. Lei. Cosa deve succedere? È stato proposto che il prossimo che toccherà il treppiede gli verrà dato game loss, quindi... Speriamo che rimanga in quella posizione fino alla fine della partita. Qua c'è Joel tapped out, anzi no. Ah, lì si farà comunque il gioco delle emozioni. In gioco ha buttato il suo comandante, ha picchiato, mi pare di aver capito. Sì, perché Kraum è rapido. Anche se non sono state segnate le vite con i dadi, ce le avranno segnate sul loro... Perché c'è il tabino di San Giorgio. Crown dice che quando Loppo casta la sua seconda spell, pesca una carta. Ha picchiato Grist, grazie, scusateci che con tutte queste distrazioni... Perché poi noi qua vediamo soltanto delle luci, insomma, esatto. le carte. Però riusciamo a leggere benissimo la scritta Accademia. Sì, è vero. Perché dopo aver fatto tutta una giornata al buio, si è ricordato che lo schermo poteva illuminarsi. Sì, esatto. Questo però è perché Nico ci vede bene sul suo computer. Ma perché? Perché lui è un golem. E noi siamo un po'. Almeno io parlo personalmente, sono un po' orbo, quindi. Ho più difficoltà. Io penso alle vostre retine, ragazzi, mi ringrazierete. Quelli che non ringrazieremo sono loro. Dai, adesso. E adesso ha iniziato a tappare. Ah, no, ancora Grist era andato al telecomando. Macina 1, sogni ricorrenti. Giusto. Però di base fargli Turaz a due carte in mano non era male. Era il record Knight, però ho visto bene. Mamma mia, spiga su token. Vabbè, non può farla su altre robe perché tanto... Figa. Brutto. O comunque qua se non intercetti la carta nel momento in cui viene girata, quando va nel cesso non la vedi più. Scompare con la luminosità. E ritorna Crown. Ripreso in mano. Dalla zona di comando. È pronto a picchiare. Sta pensando. È una torre di Phyrexia. si avvicina a Gulmo. Capisco la tensione della finale, però. Sente che qualcuno... Vai a avvisare che siamo in ritardo. No, vabbè, dai, ti aspetto. Però sono? Le 11. Porco Dio. Oh, tendenzialmente abbiamo tutto messo a posto, però loro devono ancora sparecchiarsi. Loro? Sì. Diamo una mano. Perché in 5 persone arriva. Sì, sai che Vanzo c'ha una fame del porco. Vanzo ti smonta tutto, te lo mette anche impacchettato e infioccato. Più nuovo che prima, lo puoi vendere su Amazon. Con la fame che sarà mettere via i PV.
Perché non sai la parola io. Blood Chief First. Insomma, spell che si è potenziata a matta creatura. Pensa, Gioia dice... Però, aspetta, questa quale dice... Quale delle mie due carte che non fanno niente userò? Niente, nessuna delle due, però le guardo. Faccio finta di avere un counter a zero. Ce l'ha. E invece ce l'ha. Incredibile, ribalta tutta la situazione. Ce l'aveva il counter a zero. Rimozione quasi sicura, invece è andata... E se adesso fa spell San Giorgio, Gioia pesca pure una carta. Qui era un misstep. Ti hanno sgamato, Gulmo. Cosa hanno detto? Era un misstep, Duba. C'è Matteo che dice: l'ho sentito, ragazzi, è partito un moccolino. Sì, è Gulmo che purtroppo non si tiene niente. Non si può? No, come no? Cioè, no, diciamo no, però perché siamo educati. Ah, no, non si può. Ma non è vero. Ok, Grist è andato nel cimitero dove mi comando. Credo al cimitero. Una volta al cimitero, sicuro. Credo anche adesso, credo. Perché potrebbe incominciare a costare un po'. Ah, perché c'ha la Stronghold. La Stronghold attiva. Sì, ma capiamo, con la guasta di fronte rischia. Adesso tira una pesca di brutto, E comunque 4 danni sono 4 danni. 4 danni si fanno sentire. Finisce in fretta con 4 danni a volte. No, non c'è. Maiale. Siamo 13 a 26. Ottawar giocata di mano. Mana blu. Ma fai solo 26? Sì, però no, ho preso una spiga di su un pippolo. Che figa, però ha già attaccato due volte. Perché la prima volta ha attaccato Grist. Sempre Grist. Ok. Adesso lui, però. Ok, Grist era al cimitero, messo in cima. Però gli manca Best. Siamo 5 minuti. Però in mano mi sembra che non abbia tanto da poter dire. Questa gente la sera, tutta mattina, non va a lavorare. Ma che vengono da Milano. Quello. Si vede che a loro gli piace stare così. Ma ci sta. Guardarsi. Cioè loro stanno facendo il gioco, quello degli occhi, presente, che batte prima le palpebre e mi perde. Sì, Solo che Joel non ha le palpebre, quindi non sa come giocare. Sì, comunque siamo tutti sicuri che Joel adesso ci lancerà la spell della vita 1 con un mana blu. Ce la fa. Perché sì, c'è uno spell pierce grande come una casa, secondo me. Che schifo il lavoro. Ah, quello sicuramente. Si può. Hai ragionissimo. Però quando devi fare entrambe le cose. Comunque almeno una finale bella combattuta. Un po' lento. Qualcuno che ha chiamato turni? Ho lanciato un dado. C'è un dado che... Stanno decidendo la finale con i dadi. No, non si può fare. Sta contando? Conta il mana? Gioco un dado. 1, 2, 3, 4. Ancora il Turac in mano? Sì. Credo anch'io, però non so perché non l'abbia fatto. 2, 3, 4, no, torna indietro, Fa finta. Una finta, tappa una foresta. Un'altra cosa. Sta contando, fa i dadi. Che cos'è? Per me tiene il... Sta scombando. Storm count 5. Mi sto perdendo... 2. Perché Turac... Costa 3 neri. Sì, certo, però. Sì, certo. Sì. Vabbè, sì, il nero purtroppo è limitato in questo momento, però... Se quella è una Phyrexian Tower non li sta attingendo tre neri, No, niente. Ah no, cioè... Findorn. Elfi di Firn... Cioè, tipo adesso... Ok. Elfo di Findorn e... Ah, due mana neri. Ok, adesso ce li abbiamo, due neri... Tre neri e uno verde. Turac. Qui con kicker. E gioca intorno anche qui... anche a Pierce. A dopo lì ci si picchia tra Crown e Turac.
è questa la problematica, ci sono troppi tempi morti su, non so, cioè, no, beh, adesso anche... qualche giocata può fare un mana blu, cioè, o una force che ci può stare, capito? Allora, però la fai subito, non so, force no, subito, no, subito. No, oddio, quelle? Forse qui, però sono un po' scollegato. Sì, sì, prendi. Se no non ci arrivo a casa. Finito due batterie. Noi calcola che appena. Sì, finisco. No, è che avevo finito due batterie. Madonna. non è solitude, è quella altra, quella blu. Sì, Subtlety. Subtly. Sottigliezza. Cioè, sottigliezza. Stiamo riguardando il cimitero. Gliel'ha fatta, sta cercando di capire se metterla in cima o in fondo. Sì, ragazze. Però ci vogliono male, questi due player. Secondo me se non ci fossimo noi che cioè, abbiamo anche un po' di pressing, finiscono le 3 di notte. Dice van di giocare, ma. Se io vado in ribalto il tavolo. Ti do 5 euro. Comunque. Anche 20. Non stavo fanno. Tanto sono una fatina di vino. Non si ricordava che c'era un pesco sempre due spell. Ok, sì. C'è anche Davide che ha detto che sto cotto pure io. Immaginati noi. Invece insomma, almeno da casa col computer uno dice vabbè, nel mentre che giocano guardo qualcosa. Oppure sono sul divano. Esatto. Oppure mi addormento. Sta facendo così a pesco. Qua stiamo ancora aspettando di andare a cena. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? C'è un stop. Abbiamo passato. Ok, se passi così di solito non è una bella situazione. Perché c'è ancora un cramo in gioco che picchia insieme a... Sono 6 danni, inizia ad essere impegnativo. È quello che vuol fare sempre quel mazzo lì. Vabbè, quando arrivi a fare quello, di solito vinci. Cioè, dico in generale avere una bestia che riesce a entrare, cioè che riesce a picchiare... 16, sì, però se riesce a fare entrambi i tuoi comandanti che picchia, stiamo parlando di una situazione veramente ottima. Inquisition? Guarda la mano. Penso che Levi Grist, che è l'unica cazzo di carta. Ah, perché ce l'aveva ancora in mano? Era meglio forse far vasta prima. No. Non credo che si possa fare questa giocata. Quale? Cioè, se lui vuol fare scartino, dato che ha fatto scartino, non ha capito se toglie Grist. Se non gli dà priorità, puoi rompere la Vorrath. Sì, però dico che è già arrivato la mano. È quello. Quello era già noto, però. Sì, è un sì, po', sì, è un certo, po' certo. Una situazione un po' strana perché era già nota. Sì, che era da rompere Vorrath, certo. Ha già vinto. Più che altro che con... gli ha fatto Inquisition, sì, giusto. Cosa sta succedendo? No, ma io non capisco perché ci metta tutto questo tempo. Cioè, è allucinante come cosa, proprio. Ma le ha vinte tutto 1-0 durante la Svizzera? No. Con me ha fattato. Perché... Stava perdendo, però. Sì, perché non può... Non c'è altro modo. Cioè, non può finire a fare 3 turni. Deve vincere 2-0, per forza. No, il terzo game non può finirlo. No, devi vincere il primo 1-0, game, esatto, e poi dopo il secondo non finisce. O 1-0, 2-0, 3 game. Che secondo me non li fa, è impossibile che li faccia. Sì, quel mental misstep ha cambiato completamente la partita. Cosa sta succedendo? Ha chiesto di leggere il... Turac. Dopo che gli ha giocato 3 volte. Sì, ci ha già perso anche una partita da quella carta lì, però nel dubbio non la vuole leggere. Lui è convinto. Oh, però, raga, adesso. Nico, il prossimo che mi dice che io sono lento a giocare... Sì, sì, questa è una nuova qualità di lentezza. Io tiro fuori... Le registrazioni. Bianchini è diventato uno dei giocatori più rapidi del Commander oggi. Sì, non si capisce perché non l'abbia giocata, effettivamente. Sì, non... Diceva Grist e pedina, sì, probabile. Però dopo comunque stava sempre sotto Crown, però comunque... Comunque era la sua pescata. I punti vita vicini ai nomi credo che abbiano incominciato a segnarli con il tabellino.
e purtroppo non... No, non li, sono... Stanno, ma sono in realtà, no, ma sono, credo, sono lì, sono 14... Credo no, che i dadi siano giusti, eh? Sono 14 sono a 16. Giusti? Sì, 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 sì. Ma adesso gli ha piegato con... Gli ha fatto un giro di... Di 6 danni, secondo di me, danni, secondo me non li ha segnati. Non se li ha segnati. Sarà da guardare. Po'? Però... Si possono sapere i punti vita? Che lo chiedono. Allora sono giusti, giusti, scusate. Perfetto. Allora non ha picchiato. Ok. Sì, sì, sì. No, aspetta. Quell'attacco lì non è... era 16-14 prima. Non ci sto capendo più niente. Secondo me dovrebbero essere 10. Mm-hmm. Ascolta. Però, vabbè. Diciamo che... Vediamo, o forse deve ancora dichiarare in più è morto tu per cosa? Ah no, okay. Vedi che vedi, okay, adesso okay, deve ancora sì, in sì, attacco sì. Perché sennò deve anche guadagnare esatto. Okay. Adesso ci siamo. Adesso siamo 14-10. Dove è morto Turoc? Non ho capito. Ci stavano solo guardando. Vabbè. Attenzione, San Giorgio carte in mano, Gioia carte in mano. Che sta succedendo? Si riguarda il cimitero ancora. Sempre quello. Con un Fire Covenant. Morto Turoc. Grazie, ragazzi. Grazie. E che siamo ormai abbiamo le pesche al posto degli occhi. Sì, io... ci distraiamo facilmente. È una roba allucinante. Mi sa di sì. Gioele campione legge. Tu apri, metti sopra la creatura, con Voldrath, posa la creatura e si ritrova. Effettivamente con la Voldrath si potrebbe anche spaccarci, cioè, e basta. Cosa devi fare? Basta. Non avanti così fino lì. Ma è Gioele che sta aspettando... San Giorgio che sta provando un out. Non abbiamo idea. Tester Stapp probabilmente c'ha life nel cimitero, mi pare. Vuole dragare? No? C'è qualcosa? No, non credo che abbia run. Ora pesca avratta e forse può fare qualcosa con me. Più che altro Gioia ha delle carte in mano che potrebbe averlo un counter o qualche cosa ipotetico, eh. Se non fa quella vasta lì magari c'ha. No, stanno discutendo su. Mamma mia. Stanno provando a ricreare una situazione che però ormai siamo già avanti, ragazzi. Cioè. Stanno discutendo sulla tassa del comandante, che probabilmente c'è stato un errore nel momento in cui... Okay, nel cimitero, sì, per allora, dire se l'ha. Male. No. Che è quasi finita, ma non è finita. Non è finita. Stavo dormendo. È quasi che potrebbe essere infinito. La matematica del 11. La cosa non sposta la partita. Sì, però in questo momento non so se è fattibile, perché sono passati un po' di turni. Cioè, è che non abbiamo neanche, penso, il judge. No, c'è un judge, c'è, però non interviene. In quattro stanno cercando di spiegare la nuova regola che dovrebbe sapere, perché ci ha giocato un giorno intero. Ma perché non ce ne siamo accorti noi? E poi io dormivo. Io ti seguo. Sì, però con il partner entra. Non riesce a contare già quella di base. No, è che ha attivato una volta. E di loro sono più il comandante di Crown rigiocato. Ma basta semplicemente mettere un dado che dice quante volte è andato. Ha giocato due Traum e due Crown. No, ma il primo Crown l'ha preso con Beacon.
Esatto, l'ha castato, poi dopo l'ha ripreso con Beacon, poi ha castato ancora Crown e poi ha castato Timna. Timna doveva essere pagata tanto. Di Crown più. Una volta con Beacon, infatti. Sì. Insomma, dico, non ce la facciamo ad andare a mangiare. Non ce la possiamo fare. Ah, fare colazione. Mancava così poco. Ah, ce l'avete il Mac che ha aperto 24 ore? Che bestemmio. 24 ore no. Beh. Glielo dirò a lui. Incredibile. E allora? No, non è, veramente non è aperto 24 ore. Non ce l'avete il 24 ore su 24. Effettivamente quest'inna non potrebbe essere in campo con questa mano. Cioè c'è poco da fare. Con questa mano non potrebbe essere in campo. Però come si ricostruisce la situazione? Timna a 5 dicono qui. Che ha senso? Perché tu hai lui ha perché fatto ogni volta che casti. Eh no, Timna però costava 7. Si è castato due volte Crown. Sì, ma una l'ha fatta col Beacon. Quindi Timna costa 5. Ma aspetta, non l'ha fatta due dal perché me gli è morto tre volte. Cioè, adesso quelli della chat ci stavano guardando, magari guardatelo bene. Timna costa 5, lo dicono anche loro. Bisognerebbe riguardare. Hai da guardare quello dietro. Quello dietro cosa? Cioè, riuscire ad andare dietro da lì? No, finché in live no. Ah, allora mucchio. Finché in live no. Lui ha fatto Crown a 5, Beacon su un Crime e Team a 5. Va bene, Joel, sta così giocando bene. Paga una volta la tassa. Sì? Sì? Però no, nel momento in cui casti Crown, l'altro comandante ti costerà ancora due in più. Quindi no, costerà 7. 5. No. Perché l'hai castato una volta, allora, l'altro ti costa due aspetta, in più. Aspetta, lui casta Crown. Poi. No, io sto continuando a ragionare che l'abbia castato due volte. Perché lui dopo lo riprende di Beacon e quindi lo casta a 5 dalla mano. Quindi l'unica hai tassa che lui deve sola. Pagare è una tassa sola. Ma sei sicuro? No, non faremo. Ragazzi, ce l'hanno ricostruita là. No, chi? Ma non c'è bisogno. Costerà 9. Sì. Insomma l'hanno ricostruita e costerà 9 e in risposta a una removal su Crown gli è stato se l'è auto rimesso in cima del proprio map per poterselo salvare il cavaliere è andato al cimitero perdendo il target e qui è Hal Breacher che entra in gioco, giusto? Sì. Bizia che entra in gioco, cos'è la casta di main, tappa roba a caso, non si capisce neanche, c'è tutto girato, ah no niente, il suo turno è a 1? A quanto pare sì, una fratta potrebbe salvare, vediamo. Niente fratta. Joele! Ok, vediamo se. Tagliabue. Joele, tagliabue. Abbiamo finito quindi? Joele. Ciao a tutti che io ho fame. Guarda, fai questa. Camper, vieni. Vai, camper. Vai. Dici chi ha vinto, che non lo sappiamo. Allora, Joele vince. Il quarto Legend War e avrà il suo nome sull'elmo. Adesso vi facciamo salutare da Pava che giustamente mi ha accompagnato tutta la giornata. Ragazzi, un saluto. Ciao a tutti quelli che sono rimasti, 50 spettatori alle 11. Siamo sopravvissuti, congratulazioni comunque a Joele
complimenti e niente. Ragazzi, grazie ancora per averci seguito. E ci vediamo al prossimo evento. Al prossimo evento organizzato con i ragazzi dell'Accademia. Adesso ci sentiremo. Sicuramente abbiamo bisogno di riposo. Esatto, bisogno di riposo. Va bene. Ciao a tutti. Niente, ormai buonanotte. Buonanotte, infatti. Al buongiorno, buonanotte. Ciao. Ciao.